Buonasera a tutti e bentornati a chi ci sta seguendo dalla prima giornata alla terza edizione della Settimana dello Spazio e proseguiamo con i nostri incontri oggi al centro dei quali mettiamo il tema la contaminazione. Abbiamo in questo panel interessantissimi ospiti, i quattro Atenei marchigiani, che poi saluteremo ad uno, e anche collegamenti dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti, quindi Ilaria Pascucci e Bruna Corradetti che è in collegamento dall'Italia, però lavora negli Stati Uniti. Perché questo? Perché la nostra edizione rientra anche nell'ambito del 160° anniversario dei rapporti diplomatici Italia e Stati Uniti. Ma voglio dare un caloroso benvenuto e saluto al professor Martin Barstow, che è dallo Space Park di Leicester, che ci segue dallo scorso anno e ci accompagna anche in dei webinar mirati con le imprese locali per sensibilizzarle alle opportunità che le scienze spaziali appunto ci danno. E il tema è lo spazio e contaminazione, quindi già qui c'è tutta la sintesi di quello che vogliono essere queste tre edizioni che portiamo avanti da, appunto dal 2019. L'obiettivo è far sì che il tema spazio sia visto come un'occasione di riconversione del sistema produttivo e di rilancio di sviluppo economico per le Marche. Perché? Perché una regione che si basa sulla micro, piccola, media impresa, 94 a meno di 10, 94% a meno di 10 addetti. E inoltre su quattro Atenei marchigiani nel 2018-2019 oltre 6.000 donne in più rispetto ai colleghi uomini erano iscritte. Quindi è anche una sfida per sensibilizzare e incoraggiare le ragazze allo studio delle cosiddette materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, di cui a nostro avviso lo spazio rappresenta senza dubbio un'aggregazione virtuosa. Ora, senza indugio, passo la parola a Francesca Fedi, astrofisica dell'Università di Urbino, che collabora attivamente ogni anno a queste edizioni e quindi le cedo volentieri la parola. Grazie mille Frida. Sì, questa è la terza edizione. Quest'anno, appunto, come ricordavi te, è un appuntamento molto importante, veramente variegato. Ma passiamo, diciamo, al clou della giornata, che sta anche in quello che tu dicevi poco fa, cioè di questo caso Marche che esiste, dove ci sono queste 6.000 ragazze in più che si iscrivono, diciamo, all'università rispetto alle matricole maschili. Ma dove vanno queste ragazze, quali facoltà scelgono e possiamo cercare di attirarle a scegliere delle facoltà, che siano un pochino più appunto STEM, quindi più scientifiche, orientate alle scienze. Per questo, diciamo, facciamo un'introduzione con la dottoressa Silvia Leoni. Lei è in connessione dall'Ester, anche lei, e ci farà un piccolo breve, diciamo, introduzione, a small introduction just before Martin Barstow. Su questo tema. Quindi, Silvia, ti cedo la parola. Grazie, grazie mille Francesca. Io cerco, posso condividere alcune slide, credo, vero? Sì, vai Sì. pure. Allora, dovrei essere anche in modalità schermo intero. Si Ok, vede. should I switch into English? As I think we have non-Italian speakers, so perhaps. Up to Ditemi you, voi. tua scelta, it would be nice. Okay, that would be nice. Okay. Well, thank you, first of all, Francesca and Frida, for inviting me here today. It's an honor for me because I'm from the Marche region. So it's an honor to be speaking at the only Italian event of the World Space Week, and that this ha happens to be in the Marche. As you introduced, I'm going to talk. It's a very short talk. I'll try to keep it very quick as the program is rich, about women in STEM in Italy with a focus on the Marche region. It's a work in progress that I've been carried out with Francesca and Frida. And it is just let's say, an overview. So the approach is merely descriptive about women enrolled in higher education in STEM disciplines. What do we mean by STEM? I think we all know that. So that this is an acronym which stands for science, technology, engineering, and mathematics. In our case, we use data which are publicly available on the website of MIUR, that is the Italian Ministry of Higher Education and Research. The data sets that we use for this analysis
related to those students enrolled in higher education and graduates from higher education. They are part of data set elaborated specifically for studying gender issues, and they are available from the year 2012-2019. So we do have an information about gender in this data set, but also about the field of study, which is coded according to the official UNESCO HDF classification. This is unfortunately only available in macro areas. So that means that we grouped three of these macro areas as definition of STEM. This would include natural sciences, mathematics, statistics, ICTs, and all types of courses in engineering. But unfortunately, we are not able for the moment with this data we have to verify whether the student is actually enrolled in mathematics or physics or chemistry, for example, which would all fall within the area of natural science, mathematics, and statistics. So, as I said, what we did is just a descriptive analysis. So in this case, in this map here, for example, what you see is just an absolute figure. So the number of female students enrolled in STEM courses in 2019, grouped in the different regions in Italy. The bubble in each region gives an idea of this quantity, both with the size of the bubble and the color. What we notice here is that the biggest bubble is represented by Lombardia, which is the region with the highest number of female students, of women in STEM in higher education. Second and third place are represented by Lazio and Campania. As you see, the big size and the yellowish color gives an idea of the number of females in higher education. Valle d'Aosta is just a small gray dot here because it doesn't offer any courses in the STEM sectors. And Molise, if you see this purple dot here, is the region with the least number of women in the STEM discipline in higher education. But this is, as I said, it is just an absolute figure. So what we did is to reproduce the same map with a relative figure. So we plotted here the ratio between the female over the male student enrolled in STEM disciplines in higher education in 2019. And the situation is a little bit different with respect to what we saw before. So you remember here Molise had the smallest and darkest dot. Well, here it is the region, it's this one, with the biggest bubble. So the highest value for this ratio, which however never reaches value one in no one of the Italian regions. So that means what this measure is easy to understand, right? So it is a fraction. So when this value equals one, it means that we have gender parity in a certain discipline. It never reaches one in this case. It never goes above one. So that means that there is no case in which there are more female students than male enrolled in STEM disciplines. But we always have a male prevalence. Something else, which is also interesting that we observe here, is a sort of a pattern. So you see that we have this yellow greenish color in the center and south of Italy, while the blue dots are located in the north. So that means that this value is higher in the center and south regions of Italy. So there is a tendency toward parity, which is higher in the south of Italy with respect to the north. Something that we don't know yet and would be interesting to see for future research is to check whether actually these female students enrolled in the south are actually going to graduate from STEM disciplines, and if they would find jobs in the STEM sector in the center, in the south, or if they would have to relocate in the industrial areas of Italy, for example, in the north. We have also zoomed
What we've just saw in the previous maps for the case of the Marche region, as we mentioned before. In the Marche, we have four universities. In this map, you would not see, however, the University of Macerata, as this is a hub for specialized in humanities and social sciences. So it is a university that does not offer any course related to the STEM disciplines. So it's you would see here three bubbles, which correspond to the University of Urbino, Marche Polytechnic University in Ancona, and Unicam University of Camerino. So on the left side of the slide, what you see is the absolute figure, so the number of female students enrolled in STEM in 2019. I would have expected a different plot personally, as we know that the University of Ancona is a polytechnic university. So I would have thought to see a huge bubble here. But what we see is that the University of Urbino has the highest number of female students enrolled in STEM. And when we look at the relative figures, so the ratio of female students over male students in STEM in 2019, situation is a little bit different, with the University of Urbino still doing better than the other universities. So with a ratio that is above one, that means there are more women than men enrolled in STEM in Urbino. This is absolutely not true for the University of Ancona, which has a value lower than one, and Camerino shows pretty much gender parity between men and women in STEM. We've also tried to check whether there was a trend over time, during the time that we have available from the data. There is not much difference. You see that the blue bar is the female over male ratio for all Italian universities, whether the orange bar stands only for the universities in Marche. Silvia, due minuti ancora. Allora vado velocissima. And I skip fastly this. This is, we check the trend also for the different universities in Marche, and this is pretty much what we saw from the map, but for the different years, you see there's not really a change. Urbino is always above one, so there's a prevalence of female over male in STEM in all the years considered, opposite for Ancona, and pretty much around one, which is highlighted by this black line for Camerino. So what we did was to check what is the teaching offer of this university. What is that the University of Urbino has that is able to be attractive for female students that perhaps the University of Ancona does not have? And what we see is that, well, the University of Ancona has rich offer of courses in the field of engineering, and it is the only one in our region, while the other two universities are specialized, I would say, more in biology, biotechnology, chemistry, and let's call them the hard sciences, mathematics, physics, earth science, and ICTs. So what we can speculate here is that the engineering courses are not able to attract women, at least in our region, as much as other courses. So biology, biotechnology, and the ICTs are able to do. We have also checked the female over male ratio of enrolled in higher education in STEM by separating undergraduate and postgraduate degrees to check whether there was a difference. You see, this is a slope graph. The line are pretty much horizontal here. So it means from 2012 to 2019, there was not much difference. What we observe here is that the University of Urbino is particularly attractive for women with postgraduate degrees. So it is mainly the postgraduate university they offer that they are able to attract women. And please note that this Urbino LM stands for Laurea Magistrale, but also includes what we call Laurea Magistrale a Ciclo Unico. So that would be
the 5-year course in chemistry. Unfortunately, as I said, data do not allow to check whether the student is involved in chemistry or mathematics. So we don't have that detail of the data. That would be interesting to see. But what we see here is that the ratio female over male is above one, and it actually becomes more than two in 2019. So that this means that more the number of female enrolled in STEM, in postgraduate studies in Urbino, is more than double the number of male students. I will just skip this because it's too much. Just the last words. So from what we saw, this is an overview. So it's like a picture of what we have for the most recent data, that was 2019. It would be interesting to extend this research to go into a deeper level of detail. And for this reason, if you are, I'd be happy to answer any question about this work. Of course, we don't have time here, but you can reach me. And we can discuss it, but I would like to address this invitation, especially to representative of the universities of the Marche region. So if you are willing to have more insight about that, we could perhaps work together and extend this starting point, this work in progress. Thank you very much. Grazie mille Silvia, molto, molto carino per introdurre questa giornata. Motiva anche il resto della nostra giornata, non solo in termini di studenti e studentesse, ma in termini di studenti in generale. Darei quindi la parola a Martin per incominciare a introdurre quello che poi è la parte, no, di opportunità che possono dare centri come appunto lo Space Park Leicester, e cosa possiamo fare noi a livello regionale per imitare, se volete, le attività di questi centri, farci accompagnare e anche interagire e diciamo trovare dei punti o dei progetti di collaborazione. So please, Martin, that's the floor is yours. Thank you very much, Francesca. Hopefully you can see my slides? Yes, we do. Okay, thank you very much for inviting me to speak to you. It's always nice to support what you're doing in the region. So it's a real pleasure to be able to come and talk to you again. One day I might be able to come in person when we can all travel again. That'd be nice. So I was thinking about what to say, and I thought the last talk was very interesting about people who's studying what and what the balance is of people studying STEM in your region. And because it's Space Week, I thought I'd talk a little bit about the opportunities for working in space, whether or not that's on the ground or whether it's building instrumentation. And so I thought I would remind you a little bit of why do we go into space? And going back probably 50 or 60 years now, the main motivation for working in space was the space race. And that was the competition between the United States and the Soviet Union to see who could build the biggest rockets and who could get to the moon first. But actually, there are many things you can do from the vantage point in space. You can carry out exploration and find out about the solar system. And I hope you saw the really nice photos that came back from the BepiColombo Colombo mission to Mercury over the weekend, the European Space Agency mission, in which the University of Leicester is involved. And although those were only photos from a fairly basic webcam, they're still quite spectacular to be able to see that nice image of Mercury as BepiColombo Colombo flew past. Of course, we had to fly past Mercury another five times before we finally get into a useful orbit. And in fact, we won't be able to start real observations until the beginning of 2025. So it's still about, well, a bit less than 4 years away. Space is also a good place, a good vantage point for looking out into the universe or for looking down at the Earth. We often build telescopes to study the universe. In December, Martin, it doesn't move your presentation, so I don't know whether are going forward or not. It is, yeah. I haven't, so, okay.
That's a strange. Are you seeing nothing? No, we do see the first one, but that's it. But we do not see it moving. Okay. I believe you just need to click on play from start on the left upper part. Well, that's what I had done. I can see it full screen. Let me just stop sharing for a minute. And if I restart sharing, maybe it will work. No. Right. I'm just going to restart the PowerPoint and see if that's the problem. I had only put one slide up, so it's not too bad. Okay, that's fine. I was wondering, so I just stopped at the beginning. But it should have moved. Magari Francesca può sfogliarle manualmente. Può sfogliarle manualmente, magari, se non parte la... perché parte su una, uno schermo diverso. Can you see the start of the PowerPoint? We do see the first one, yeah. Right, okay. So I'm going to play from start. Can you see that now in full screen? Probabilmente ha un doppio schermo settato, quindi parte sul secondo schermo. Se però Martin, the technical person is telling me maybe it's going to start in a second screen if you have a second screen in your laptop. You have to mirror your screen, not to double screen. Okay, I'll try to do that. I think that might be more complicated. What I could do is I could... Well, you can still go on and then eventually... Well, I can make a bit... Let me just... I'm going to stop sharing again. I don't... This is very strange because it usually works perfectly. What I will do is I will transfer to my laptop and I will try again from there. Okay, that's fine. So do you want me to go for the next speaker and then come back to you? I think it will be okay. Okay. I'm just going to connect my monitor. Right. Can you still hear me? Yes, we can. Okay. Right. Let's try and share my screen again. Can you see the presentation now? Okay. Yes. Can you see the whole presentation? Can you try moving forward? How's that? Okay, now it works. Fine. All right, okay. Very odd. I don't understand why that is, but I won't worry about it for the moment. So I was talking about space as being a good place to look for. So we often look out into the universe using telescopes we put in space. And we can also use them, excuse me, to look down on Earth. I think you probably can't see my camera, but that doesn't matter at the moment. I'll fix that later. Another thing about space is that actually it's really useful for economy. We can grow our economies by developing space businesses. And I was going to talk a little bit about how we do that in the rest of the talk. So the space economy is getting larger all the time. If you look at the worldwide demand for space systems, in the last year, it was estimated to be about $1.5 trillion, which is an enormous amount of money. That's $1.5 thousand billion, just to put it into context. It's a huge amount of business that you can do around the world. And I think there are great opportunities for all countries, particularly in Europe, where we have a lot of space activity, to participate in that economic activity. When we talk about the space economy, there are three things that we look at. There's that we call upstream, and upstream is where we build things to put into space, like satellites, and we launch rockets. That's upstream space. And then downstream space is where we take data from those missions, often they're Earth observation missions, and we use it to develop business.
So we could be taking data from an Earth observation mission, and we can use it to create a product to help agriculture, for example. And there are many things we can do with that. And in fact, the downstream part of the space business actually is likely to generate far more income than the upstream business, because we can create a lot of services that are linked to space, but are not actually space businesses in their own right. And then the third pillar we talk about is space enabled. So that's where the technology we develop for space research and for space systems actually finds an application in another part of the economy or in another subject. A good example might be taking space sensors that we develop and using them in medicine for medical imaging and things like that. And so we have an important satellite and spacecraft industry. It's very international. A lot of the companies are located in more than one country. For example, Airbus is a European-wide company. Thales Alenia Space originates in Italy, but now has locations across Europe. And of course, Telespazio is another strong Italian company working in the space area. And in fact, one that Leicester collaborates with a great deal. There are also smaller companies who work in small subsystems or may develop software, companies like Logica. In the UK, we have Teledyne E2V, which manufactures sensors. And a growing part of the space economy is a large number of small companies. And I've been lucky enough to talk to quite a few of the companies located in your region to talk about collaborations. And then we can spin out the technology and develop services. Alongside that, because there are a lot of opportunities, there is an enormous demand for skilled people. I don't know what the numbers are across Europe because I don't have the data, but in the UK alone, the space industry needs about another 100,000 people. And these are not just the traditional obvious choices of engineers, which we obviously do need, or people who do physics, but actually an enormous range of skills are now needed for space economy. And we need people who are chemists, mathematicians, informatics people, or geology or geography. If we're dealing with data looking down at the Earth, geography becomes very important. But also, there's a lot of interesting stuff around law in space and how you regulate space economy. And we need input from economists. And also, there are important applications in medicine and biology. So there are huge opportunities to become part of the space economy. Here are a few examples of that. I've got a few pictures. I don't know if, can you see my pointer? I've got an arrow. Not particularly, but that's fine. Okay, so I'll just have to describe what I've got. So things that we do in space are exploration. We build spacecraft, but we also do medical imaging. There are two pictures shaded in blue in the top middle of this image. And they are both recorded by an X-ray camera that was developed for use in astronomy in space. The left-hand image is an actual image of an astronomical object called the supernova remnant. But the right-hand image, which looks very similar, is an image of a mouse cancer tumor that's been radioactively labeled. And the actual device is on the right of that image, which shows this kind of sensor that's been developed for space, but is actually finding use in medicine. In the middle, but in the bottom of the image, you see an image taken from Fukushima in Japan. The left-hand part of that image, which is dated 2010, is what Fukushima was like before the tsunami, which happened in 2011, which is the right-hand image. And so you can use that data to understand what's going on in the ground so we can manage disasters like this Fukushima tsunami by understanding what has happened, knowing what's happened to services, and helping people get in support and medical emergency help to help the people on the ground. We also use space data to monitor the climate.
COP26 is going to take place in Glasgow in November. And a lot of scientists participate in that. And a lot of them are using space data to inform that kind of discussion. So in Leicester, we've been working in space now for more than 60 years. Our space exploration journey started in 1960. And we've been involved in many, many space missions. I actually counted up before I gave this talk that we've flown something like 90 instruments in space, and we have currently 8 active instruments on a satellite, either operating in space or in a mission on its way to another planet. So we have a great deal of expertise, and we have decided to try to work harder to translate our expertise into economic development by building something that we call Space Park Leicester. This is a photograph of Space Park Leicester as it is now. It wasn't taken today, but it is a nice sunny day with blue sky. I was down at Space Park this morning receiving a visit from the chief executive of the UK Space Agency. And the idea of Space Park is to link industry and academics together in the same building. So we share our space with companies who have decided to come and work with us by taking office space in the building that we've constructed. And the importance of this is that it allows you to work much more closely together. You see each other every day, you can have coffee together, and you can have accidental conversations in the corridors. And all those things help develop partnerships between academics in the university and our industrial collaborators. And the aim of Space Park is to help develop the new space economy. We talk about something called Space 4, and that is the application of modern manufacturing technologies to space activities. So it's about being smarter about how we manufacture things. It's also how we take Earth observation data and turn it into commercial applications and services for business. We're also learning how to apply artificial intelligence and machine learning. And so that's where we need our informatics experts and our mathematicians. But it's also about growing our international partnerships. As I said, I've been lucky enough to talk to some of the companies in your region about what we're doing in Space Park. And we are looking forward to being able to collaborate with those in the near future. And it's about making space more accessible to everybody. It's increasing the democracy of space. Space is quite expensive, but by building facilities that we have paid for using university and government funding, we can actually provide small companies with access to technology and facilities that they wouldn't otherwise be able to afford, that they wouldn't have the money for. And so it's about enabling people to get into space in ways that they wouldn't have been able to do before. And what we actually have is about 10,000 square meters of science, innovation, and commercial space. That's offices, laboratories, and clean rooms that we can give our partners access to help them grow their businesses. So we also support the businesses in developing collaboration with them. We have an innovation infrastructure program with people who are experts in translating ideas into business applications. We also, because we're a university, we can give our business partners access to our students. The university has about 20,000 students altogether, but about 5,000 of those, a quarter, are students who have got a space-relevant degree in STEM disciplines and specific training and education through our courses, which we link into Space Park. And we don't always just talk about people relocating to Leicester, but we are happy to work regionally, nationally, and internationally by offering things like hot desk facilities for people to visit us and spend a short amount of time collaborating and working with us. We also have many business partners who can support those people with business expertise, not just scientific expertise, to do that. And we can help our businesses access finance, support them in product development,
and bring in a wide range of contributions. So we have support from the UK Space Agency, an organisation called the Satellite Applications Catapult, which is a government organisation designed to help businesses. And then we have funding from the European Space Agency, from Research England and other places to help provide the facilities that our collaborators can use. So it's all aimed to drive improvements in the way people access space and provide more opportunities for people to grow their businesses. And because of that, we provide more opportunities for people to develop careers in the space industry. And our aim is to make the world a better place using access to space. So using our innovative research and education and help develop a community and help develop that space economy. Thank you. Thank you very much, Martin. It's been extremely interesting as usual. Martin now is the third year that he's with us and he is, you know, taking us to the path of looking at the space sector as a new opportunity. And as he said, we've been chatting with the companies and startups from the region to be able to make a connection with the space park and make new great opportunities. So thank you very much, Martin, for your intervention. I'm sorry about the technical difficulties that we had to start with. That's fine. It's understandable. No worries. I will switch back to Italian. If you don't mind. That's fine. I'll stay on for a while. Thank you very much. Thank you. E vorrei passare adesso la parola alla prossima speaker, che è Maria Cristina Falvella ed è presidente della Fondazione Amaldi. E la Fondazione Amaldi è veramente importante in questo settore, come un po' quello che ci ha spiegato Martin per lo Space Park. È in realtà un virtuoso esempio di partnership pubblico-privata che esiste e facilita proprio il trasferimento tecnologico proprio per aumentare le possibilità di business. Ma Maria Cristina, ti lascio la parola, che sicuramente sei più brava di me. Grazie, grazie molto. Thank you, Martin, also for your very interesting presentation. I know Leicester University because I came from astrophysics, but it's always a pleasure to see upgrading and new ideas coming from UK. So I will switch to Italian also because there are a lot of people connected by remote station. And so I want to be sure that everybody can really follow the discussion. E in questo approfitto anche per ringraziare gli organizzatori per l'invito a questa sessione e a questo panel, che è quello che, se volete, ci proietta di più nella dimensione più terrestre del settore spaziale, che è la contaminazione. La dimensione nella quale proprio opera sin dalla sua formazione la Fondazione Edoardo Amaldi, che è una fondazione giovane, nata nel 2017, grazie all'impegno, come è già stato detto, pubblico-privato dell'Agenzia Spaziale Italiana e di un consorzio di ricerche private, il Consorzio Ipazia, è stato fatto per favorire e valorizzare la ricaduta degli investimenti nel nostro paese nel settore spaziale attraverso la ricerca applicata al trasferimento tecnologico da e per il settore spaziale e naturalmente con l'imprescindibile concorso di quello che è un tessuto industriale di avanguardia che vede sempre di più il coinvolgimento di aziende che non lavorano nel settore spaziale, ma che sono interessate a soluzioni efficaci e innovative per migliorare e ristrutturare il loro portafoglio prodotti o che alternativamente possono anche contribuire a importare nel settore spaziale nuove idee e interessanti contaminazioni che derivano da settori produttivi e tecnologici terrestri ad altissimo standard di prestazione. Il settore spaziale viene troppo spesso ancora percepito come un dominio affascinante, ma ambizioso, costoso e soprattutto lontano dalla quotidianità. Al contrario, l'evoluzione del settore spaziale ha generato una vera e propria rivoluzione culturale che fa della contaminazione un elemento essenziale nel generare un impatto socio-economico e la cui rilevanza crescerà nel tempo in modo esponenziale. Dalla fine degli anni 90 ormai, infatti, lo spazio non è più un dominio esclusivo di scienza e ricerca
e non ha bisogno solo, come giustamente ha segnalato prima Martin, di professionalità con background STEM, solo tecnico, quello delle scienze dure. È un'infrastruttura, anzi, abilitante soprattutto per chi non lavora nel settore spaziale e, grazie al trasferimento tecnologico, non presenta più quelle barriere infrastrutturali e di investimento che erano tipiche della fase pionieristica, diventando così a sua volta un pilastro dell'economia reale che può attrarre investimenti privati e trasformarsi anche in un volano per il mercato globale. La caratteristica dello spazio, infatti la più importante di tutti, è che ha vocazione globale e questo significa anche, diciamo, dallo spazio non si vedono le frontiere e non si vedono nei rapporti con i partner. E lo spazio è uno di quei settori dove c'è anche un balance più forte tra la presenza maschile e femminile. Nell'Agenzia Spaziale Italiana, per esempio, il balance è 100%, siamo esattamente la metà, e non la metà solo in numero, la metà anche nei livelli di posizioni che sono occupati all'interno dell'agenzia, e devo dire sono molto orgogliosa di questo, perché è l'unico ente di ricerca italiana che ha oggi un gender balance a uno. E, come vi dicevo, lo spazio, essendo a vocazione globale e quindi incidendo sullo sviluppo di tutto il tessuto sociale della Terra, grazie alla messa a disposizione di applicazioni e servizi per il cittadino, cambia anche un po' di modo di percepire la società. E questa è una cosa importante, perché qui significa che gli investimenti diventano importanti quanto le policy di utilizzo. Oggi tutti noi usiamo applicazioni spaziali anche senza saperlo. La prima cosa a cui, diciamo, tutti pensano e che viene in mente è il telefonino, che tutti usano la mattina per vedere la meteo, per vedere il traffico che si trova in strada, ma forse molti non sanno che è stato fatto uno studio che ha detto che ogni cittadino europeo usa in media tutti i giorni almeno una ventina di prodotti derivati dalla ricerca spaziale. E questi prodotti, telefonino a parte, vanno dal materasso in memory foam su cui dorme, all'airbag delle auto, al sistema di ammortizzazione delle sue scarpe da ginnastica, ai tessuti per l'abbigliamento sportivo o anche dell'alta moda, che adesso ha cominciato a importare queste soluzioni, al packaging del cibo che usa. Insomma, gli esempi se ne potrebbero fare 10.000. E anzi, se qualcuno si vuole divertire, ci sono anche, diciamo, disponibili anche su internet delle pubblicazioni, una molto bella della NASA, che si chiama Benefits for Humanity, che raccoglie un po' tutte le tecnologie derivate dagli studi sulla Stazione Spaziale Internazionale, e ce ne sono di tutti i tipi e in tutti i settori. La New Space Economy, infatti, non si caratterizza solo per il trend di crescita dei ricavi, che sono esponenziali, ma anche e soprattutto per la sua trasversalità, per la molteplicità e anche, se volete, la diversificazione dei prodotti che poi vanno a incidere sulla competitività e l'innovazione dei settori tradizionali. Si tratta di quell'effetto pervasivo che solo pochi anni fa è stato identificato come lo Space Stream, e al quale la Fondazione Amaldi contribuisce proprio con la promozione del market uptake di tecnologie e applicazioni satellitari funzionali a realizzare nuovi servizi o a migliorare prestazioni ed efficienza di servizi già esistenti, che generano un'economia di scala che poi ha un effetto di ritorno positivo anche nel settore spaziale. Infatti la tecnologia spaziale, per quanto possa essere sorprendente, groundbreaking, quello che volete, è un abilitatore solo quando incontra i bisogni dell'utenza, quando favorisce una ricaduta che non è solo economica, ma nei servizi alla comunità di riferimento, ma soprattutto quando si inserisce nelle competenze del territorio. Anche la NASA, cosciente di questo, addirittura ha lanciato un challenge aperto a tutti, a studenti, appassionati di scienza. In questi giorni è andato, sta ancora su internet, per individuare nuove soluzioni per risolvere problemi quotidiani utilizzando le tecnologie spaziali. Perché si è capito questo, che queste tecnologie sono vincenti se sono calate nelle esigenze del territorio dove vengono utilizzate, altrimenti nessuno farà l'investimento, lo sforzo di implementarle. Già nel 2016 l'OCSE aveva definito tre parametri per l'economia dello spazio. Il primo è quello classico, dovuto all'upstream, l'economia che c'è sempre stata, è dovuta al fatto che si costruiscono i satelliti. Il secondo è quello che si chiama la space economy, dovuto al downstream, cioè ha generato dall'utilizzo massivo dei dati spaziali per la realizzazione di applicazioni e servizi. Il terzo, quello relativo alla new space economy, e relativo a quelle che si chiamano le space related activities,
è relativo ad attività e servizi che vengono realizzati indipendentemente dalla disponibilità di dati e tecnologie satellitari, ma che grazie a questi ultimi possono diventare più efficaci, più competitivi, più sostenibili, più veloci e soprattutto sono globali perché possono essere distribuiti a tutti. A questo terzo perimetro proprio fa riferimento la Fondazione Amaldi nell'individuare e proporre quelle che si chiamano le Space Solution for Non-Space Users, una comunità che potenzialmente include tutti i settori della società e che in principio permette di sviluppare un numero di soluzioni il cui limite, diciamo, è solo la capacità di innovare di chi le propone, ma soprattutto la capacità e anche la volontà di osare da parte dei potenziali utilizzatori, che devono anche fare proprio il concetto di innovazione come un elemento di crescita e di rinnovamento. In questo quadro risulta veramente molto interessante il caso delle Marche, che come è stato introdotto, perché è una regione a vocazione manufatturiera, che non ha investito nelle grandi infrastrutture per le attività spaziali, ma che ha consolidato delle competenze industriali molto specifiche sul territorio e che può diventare un ottimo candidato per il trasferimento dal settore spaziale e all'innovazione all'insegna anche della sostenibilità. In particolare, l'accesso a queste Space Related Solution può favorire anche la nascita di nuove startup, che insieme alle PMI poi costituiscono il bacino di riferimento anche delle grandi filiere industriali. Le piccole imprese, infatti, hanno una maggiore flessibilità e prossimità con l'utente finale e sono anche facilitate nel sollecitare e intercettare la domanda e nel recepire i benefici dovuti dalla contaminazione o anche dalla cross correlation, dando anche delle risposte che spesso sono non solo alternative ma anche complementari a quelli che sono i percorsi individuati dalle roadmap industriali. La Fondazione Amaldi ha proposto un modello per accelerare, attraverso il trasferimento tecnologico, il processo di contaminazione delle Space Related Activities con un portfolio di attività che è dedicato solo alla comunità non spazio. La prima cosa sono le proposte di alta formazione, che sono mirate alla sensibilizzazione verso la fruibilità e l'utilità dei prodotti e applicazioni Space Related. Per parlare di spazio, diciamo che non serve necessariamente il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale. Sono molto frequenti ormai i corsi di laurea e di master che inseriscono dei corsi di spazio a carattere multidisciplinare per studenti che non hanno un background tipicamente STEM. Io stessa in questo momento sto insegnando alla LUIS in un master di giurisprudenza. Collaborazioni, poi facciamo delle collaborazioni sia con soggetti pubblici che con soggetti privati. Naturalmente la fondazione è no profit perché non è una società di scopo, quindi collabora, scambia idee, però non vende prodotti, li mette a disposizione. Collaborazione, dicevo, per investire nel breve e medio termine in sviluppi innovativi e soluzioni alternative che possono interessare uno stakeholder in particolare. Oppure copartecipazioni a bandi nazionali ed europei per lo sviluppo di queste Space Solution per non Space User. Ricordo a questo proposito che ci sono miliardi a disposizione a livello europeo soprattutto, ma anche spesso l'Agenzia Spaziale Europea o a livello nazionale, per sviluppare delle soluzioni sostenibili in settori come il life science, come l'energia, come i trasporti, e che c'è un ampio margine, diciamo, per aggredire questi fondi, e che sono anche, diciamo, perché questa crescita è anche sostenuta molto dal settore istituzionale. E alla fine, inoltre, noi facciamo anche un appuntamento annuale, ormai siamo dietro la terza edizione, che è la New Space Economy Expo Forum, che è una fiera dedicata allo spazio e ai non space user, ideata e organizzata dalla Fondazione Amaldi in collaborazione con la Fiera di Roma e con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana, che presenta le novità del settore anno per anno, perché ogni anno di novità ce ne sono tante. Questo è un settore, come qualcuno ha detto, che corre e quindi lo scenario cambia, e che quest'anno è in versione completamente digitale e quindi può essere, diciamo, seguita anche da remoto, che andrà dal 9 all'11 dicembre di quest'anno. E io credo, per chiudere, perché vorrei lasciare spazio e anche io sentire gli interventi degli altri relatori, che siamo nel posto giusto e anche al momento giusto per avviare questo tipo di dialogo, e che questo pomeriggio sarà, diciamo, l'inizio di una consultazione interessante dopo, e quindi che da adesso, diciamo, potrebbe partire un percorso per il quale, diciamo, a nome della Fondazione Amaldi, io mi metto anche a disposizione per eventuali. Grazie.
A nome del comune organizzatore accolgo subito l'assist che ci ha dato, Presidente. Grazie. Grazie mille. Complimentandomi anche per essere l'ispettore generale dell'ASI, recentemente nominata. Grazie davvero. Quindi abbiamo visto che insomma le possibilità in realtà per chi lo spazio non lo fa sono quasi di più di quelli per cui lo spazio lo fanno, no? Perché sono così specificatamente specializzati su qualche cosa che possono agire solo in quel settore, mentre invece gli altri hanno ampio campo. Grazie mille. E volevo una battuta, si è connessa con noi anche Ilaria Pascucci dall'America, quindi so che è impegnata, mi perdonerà la prossima speaker. Un attimo, volevo una battuta con lei per non perdere il suo insight, perché come abbiamo detto appunto lo spazio può essere per i non addetti, e però abbiamo parlato anche di creazione di competenze e anche di come insomma si può favorire il trasferimento tecnologico e quali sono secondo lei magari le competenze che come ricercatrice e addetta nel settore diciamo potrebbe pensare di trasferire o di avere un impatto per creare appunto nuove figure professionali anche nella nostra regione. Sì, ciao Francesca, ciao a tutti. So I switched to English so everybody can understand me. So for those who don't know me, I'm Ilaria Pascucci, I'm a professor at the University of Arizona, Lunar and Planetary Laboratory. Connecting to what Martin said before, this institute was actually built in the 1960s. By Gerhard Kuiper, really to map the moon and identify the best position to land on the moon by Apollo 11. So there is a lot of expertise here in relation to building instruments for mission and also building missions. I myself am more on the astrophysics side and the research side, but recently I had the opportunity actually to contribute to missions and concepts of missions that NASA is thinking for the next decade. For those who are a bit in the field, the planned 15-meter telescope in space, which is called the LUWAR, which is being now evaluated by the ASTRO 2020 Decadal Survey. So, I mean, from my side, I am from the region Marche. I studied in Bologna, so I left early the region, and then I moved first to Germany for the PhD and then to the US. I'm a professor here since 10 years. So. But I'm really happy to see that there are these initiatives in the region. I think it is very important, as was pointed out by other speakers, to understand that space can really help the economy to grow. And in a region like Mark, I think that's something that we should be the region should invest in. What I see, and I mentioned to Frida and also Francesca in the past when I had the chance to talk with them, I think universities still play an important role. And so if you really want to grow the next generation of scientists helping to connect research and industry, you need to focus on the role that university can play. And also then the possibility of having for those students who will graduate from those university possibility to stay and develop future activities that connect industry and research. So that's, I think, where the investment should go. And I apologize, but I have to leave at 9, so I can stay only 5 other minutes and then I have to leave. But thank you. Grazie mille Ilaria, grazie mille, grazie, è stato Ilaria. Molto interessante, non so se Frida vuol dire due parole, ma io mi sento di dire che questa esortazione per le nostre università è totalmente condivisa da me, credo anche da Frida e da molti altri ricercatori che si trovano in questo momento all'estero, ma che magari avrebbero desiderato anche fare ricerca, perché no, nella nostra regione. E a questo proposito adesso vorrei dare la parola, sempre per parlare dell'importanza dello spazio, a Cristina Nanasso della Commissione Europea, che si occupa proprio di industria, difesa e spazio delle unità dell'osservazione della Terra. Quindi diciamo che proprio ci dà un focus a livello europeo del perché questo campo è importante. Eccomi. Mi sentite? Sì, sì. Potete vedere il mio schermo? Pure.
Ok, perfetto. Allora, grazie mille innanzitutto per avermi invitato a questo evento e in particolare, veramente, come ha detto Maria Cristina precedentemente, a questa sessione con i Contamination Lab. Innanzitutto voglio dire che sono perfettamente d'accordo con gli speaker precedenti e sono convinta che lo spazio, e nel mio caso particolare poi l'osservazione della Terra, è un settore di contaminazione. Spero anche di dimostrarlo con, diciamo, nel corso della mia presentazione, che appunto avrà come focus il programma Copernicus, che è il programma di osservazione e monitoraggio della Terra dell'Unione Europea. Come ha detto velocemente Francesca poco fa, io lavoro appunto alla Commissione Europea nel Direttorato Generale per l'Industria della Difesa e lo Spazio, nell'unità di osservazione della Terra. E sono un esperto nazionale distaccato dall'Agenzia Spaziale Italiana presso la Commissione e voglio sottolineare questo titolo perché immagino e penso possa essere di interesse per alcuni di voi. L'esperto nazionale distaccato è una figura ben identificata a livello normativo, tramite la quale gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione Europea degli esperti in determinati settori per lavorare in programmi o in progetti ben definiti e ovviamente di interesse comune. E quindi questa è stata la mia esperienza venendo appunto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Sono laureata in fisica dell'atmosfera e dell'ambiente all'Università della Sapienza di Roma, che proprio ieri appunto ha celebrato il Nobel al professor Parisi, di cui sono veramente molto contenta. Ho un dottorato in scienze polari e in Asia ho sempre lavorato nell'ambito dell'osservazione della Terra, così come in commissione. Come vi dicevo, Copernicus è un... Copernicus è un programma secondo me straordinario e per molti aspetti anche visionario, unico nel suo genere sia per gli obiettivi strategici che si sono posti 20 anni fa, diciamo, quando il programma ha avuto inizio, sia per gli attori coinvolti, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea sono coinvolti, sia per il budget che viene allocato di volta in volta all'interno di questo programma. E la mia presentazione quindi è su Copernicus, ma lo voglio introdurre ponendolo nel giusto contesto, che è appunto quello del programma spazio dell'Unione Europea. L'Unione Europea a partire dal 2009 è diventata protagonista delle politiche spaziali con l'entrata in vigore appunto del Trattato di Lisbona, in cui lo spazio è divenuto una competenza specifica e condivisa dell'Unione Europea. E l'Unione elabora quindi una politica spaziale europea per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e ovviamente l'attuazione delle sue politiche, che non sono solo spaziali ovviamente. Le misure iniziali sono state delle attività di ricerca e di sviluppo nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e l'avvio di due programmi bandiera così definiti, Galileo e GMES, che inizialmente aveva questo nome e che poi prenderà successivamente il nome di Copernicus. Recentemente il capitolo più importante delle politiche spaziali europee, ovviamente il regolamento spazio, che racchiude in un unico quadro legislativo tutte le attività spaziali e che disciplinerà la spesa dell'Unione nel prossimo appunto quadro finanziario dal 2021 al 2027. Gli obiettivi di fondo del programma spazio sono essenzialmente la massimizzazione dello sfruttamento dello spazio per rispondere a delle politiche dell'Unione, rafforzare il ruolo di leadership che l'Unione Europea ha a livello mondiale, supportare ovviamente la competitività dell'industria spaziale e garantire un accesso autonomo allo spazio stesso. In termini di attività, ecco, il regolamento include quattro componenti principali: l'osservazione della Terra con Copernicus, la navigazione satellitare con il programma Galileo ed EGNOS,
le comunicazioni satellitari istituzionali con il programma GovSatCom e la sorveglianza dell'ambiente spaziale con SSA, che è Space Situational Awareness. Il budget allocato per il programma Spazio è di circa 15 miliardi di euro, con circa 9 miliardi di euro per Galileo e circa 5,4 assegnati a Copernicus. Come vedete da questa slide, l'oggetto delle politiche spaziali dell'Unione Europea non è tanto quello dell'esplorazione spaziale, ma quello che forse è un po' meno suggestivo, ma sicuramente molto più vicino alla nostra vita quotidiana ed ha un impatto diretto, così come diceva Maria Cristina prima, sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. Per cui lo spazio per l'Unione Europea sono le applicazioni essenzialmente, la navigazione satellitare, i satelliti di osservazione della Terra, i satelliti per le telecomunicazioni e ovviamente i veicoli che servono a portare questi satelliti in orbita. Come vi dicevo prima, appunto, la mia presentazione sarà essenzialmente su Copernicus, cioè il programma che fornisce degli strumenti, e voglio sottolineare questa parola, quindi non solo dati, per osservare la Terra e per monitorare lo stato dell'ambiente e delle attività umane, fornire informazioni immediate nel caso di disastri ambientali, come ad esempio terremoti, incendi boschivi, inondazioni, a supporto anche delle squadre di emergenza e delle operazioni di soccorso. Ci tengo inoltre a ricordare che alcune delle sfide globali di cui si parla sempre di più in questi giorni, legate ad esempio alla crescita della popolazione, all'aumento delle domande di risorse, al cambiamento climatico, richiedono delle informazioni su tutto il pianeta. Sono quindi informazioni a livello globale che sono poi a supporto di politiche a tutti i livelli, appunto da quello globale a quello territoriale a quello locale. Copernicus è nato, come vi dicevo, 20 anni fa con una serie di attività di ricerca, era chiamato GMES, Global Monitoring Environment and Security Program. E in questa slide voglio essenzialmente sottolineare tre aspetti. L'aumento del budget messo a disposizione dall'Unione Europea, nel corso di questi tre diversi, come vengono definiti, multi-annual financial framework, cioè il quadro finanziario che appunto mette a disposizione un certo budget. Siamo partiti con 1,3 miliardi. E l'ultima finanziaria, la finanziaria europea, prevede un budget di circa 5,4 miliardi di euro. L'importanza della ricerca, che ovviamente accompagna questo programma sin dall'inizio e continuerà ad accompagnarlo nei prossimi anni, per cui abbiamo parlato dei programmi quadro dell'Unione Europea negli ultimi anni, Framework Program 6, 7, Horizon 2020 e nel futuro, adesso e nei prossimi anni, Horizon Europe. E ovviamente il contributo fondamentale, importantissimo, che arriva anche dall'Agenzia Spaziale Europea. In questa slide riporto in modo molto schematico come funziona Copernicus. Iniziando a leggere dalla sinistra, ovviamente verso la destra, abbiamo i dati che vengono utilizzati, che provengono sia dalla componente spaziale, quindi le sentinelle, che sono essenzialmente le missioni spaziali dedicate al programma, sia dalle missioni, le contributing mission, che sono missioni messe a disposizione dagli stati membri o da organizzazioni internazionali. E poi ci sono i dati che vengono dalle reti di sensori a terra, alla superficie del mare o nell'atmosfera. Tutti questi dati entrano all'interno di quelli che noi chiamiamo core service del programma, i quali li processano utilizzando in alcuni casi anche dei modelli, ad esempio di circolazione marina, di circolazione atmosferica, previsioni climatologiche, modelli che descrivono le interazioni tra l'aria, la superficie del mare, il suolo e così via, per fornire dei
prodotti a valore aggiunto, delle informazioni che possono ulteriormente, devono essere ulteriormente processate per aggiungere un livello di utilizzabilità e di fruibilità del prodotto da parte di utilizzatori finali, di utenti finali, che possono non essere esperti della materia, non essere esperti di osservazione della Terra, ma magari sono interessati semplicemente, tra virgolette, al monitoraggio della qualità dell'aria nelle città per definire o per decidere o per regolare il traffico o ad esempio l'accensione dei riscaldamenti. Questo per farvi vedere qual è il lungo processo che arriva, che parte da un dato di osservazione della Terra ed arriva ad un'informazione utilizzabile da un amministratore locale. Come è organizzato a livello di governance il programma? L'attuazione del programma Copernicus viene affidata dall'Unione Europea alla Commissione Europea, che è il program manager del programma. La Commissione a sua volta delega alcune diciamo, le attività di natura tecnica e scientifica, in qualche modo, a degli altri enti. Ho già nominato l'ESA per la parte spazio, per la componente spaziale, ma anche EUMETSAT, che è il gestore della rete europea dei satelliti meteorologici, sempre per la parte spazio. Per quanto riguarda i servizi, ci sono una serie di istituzioni europee che a seconda del dominio di esperienza o di expertise che hanno, ovviamente si occupano di fisica, di atmosfera, di monitoraggio atmosferico, di monitoraggio a livello marino, di land, di monitoraggio della superficie del suolo, cambiamenti climatici ed altro. E l'ultima Cristina, perdona l'intrusione, abbiamo sì. 3 minuti ancora, va Perfetto. Bene, scusa il mio dovere. No, va benissimo. Orribile. Vado avanti. Per darvi un'idea, queste sono la componente spaziale, quelli sono le missioni, le sentinelle, così come vengono chiamate, che sono dedicate alla missione, che esistono 6 famiglie di sentinelle diverse con un numero di satelliti in orbita che può essere 1 o 2 e che hanno delle caratteristiche tecnologiche diverse per rispondere appunto a delle esigenze che sono diverse e che vanno dal monitoraggio degli acciai al monitoraggio del mare, dell'atmosfera e quant'altro. È importante sottolineare che tutti questi dati e questi prodotti vengono forniti in modo gratuito a tutti quanti, università, enti di ricerca, industria e singoli cittadini. Queste sono le missioni che vengono previste per i prossimi anni e che verranno in qualche modo confermate nel corso del 2022. La componente in situ, che sono essenzialmente dati che vengono messi a disposizione per validare e calibrare i prodotti di osservazione della Terra, e questi sono i servizi. Ci tengo a sottolineare che i servizi sono veramente il valore aggiunto di questo programma, perché appunto trasformano un dato di osservazione della Terra in un'informazione utile e utilizzabile da chiunque. Questi sono alcuni settori che in qualche modo possono avere rilevanze, che possono in qualche modo sfruttare al massimo i dati provenienti dal programma. E per concludere l'ultima slide, ecco, secondo me veramente Copernicus è un esempio perfetto di Contamination Lab. Come hanno detto già prima i speaker precedenti, non ci sono solo ingegneri aerospaziali, ma c'è bisogno di competenze veramente diverse, scientifiche, fisica dell'atmosfera, ovviamente l'ho messa per prima perché è la mia competenza, la parte di oceanografia, di biologia, di informatica, ma anche competenze nell'ambito delle relazioni internazionali, legali, economiche, sociali, delle politiche europee, della comunicazione. Quanto è importante far conoscere questo programma e far capire veramente come bisogna utilizzarlo. Quindi non solo satelliti che forniscono osservazioni, dati, ma anche riuscire a tradurle in informazioni facilmente utilizzabili da un amministratore locale che deve prendere delle decisioni importanti a livello veramente locale. E poi di nuovo sottolineo, e mi fa molto piacere sottolinearlo in questo contesto, l'importanza della ricerca che ha accompagnato sin dall'inizio il programma e che è ovvio che lo accompagni, insomma, in tutta la sua durata.
Ecco qua, grazie della vostra attenzione. Grazie mille Cristina, sei stata veramente esaustiva. Diciamo che colgo questo spunto su Copernico, perché io sono una ricercatrice in astrofisica, ma ho avuto modo di collaborare negli ultimi paio di anni con delle start-up qua locali e proprio ho incominciato a guardare i dati satellitari di Copernico, perché ho scoperto che erano free, cosa che non conoscevo, perché io guardo verso lo spazio di solito, non verso la Terra. E questa startup hanno sviluppato un piccolo device che si attacca sullo scavatore, che permette di fare un de-risking di questo scavatore nel momento in cui va a scavare, quindi non c'è bisogno dell'uomo che tiene il bastone, che è pericoloso. E a me è venuto spontaneo di dire che, siccome utilizzavano delle mappe di Google Map, ho detto: ma perché piuttosto che delle mappe di Google Map non utilizziamo delle mappe satellitari, che magari ci danno delle informazioni anche sul terreno, sul tipo di terreno, eccetera, e quindi possono addirittura prevenire dei rischi ulteriori. Quindi ho messo insieme, diciamo, questo ambito prettamente terrestre di scavare la Terra con quello delle immagini satellitari. Di questo ne ho parlato anche con l'ESABIC di Lazio Innova e vorrei infatti lasciare la parola a loro, ho preso questo gancio, diciamo, per parlare di quello che si fa anche in Italia, dove ci sono dei centri come quelli di cui ci ha parlato Martin, che è anche lo Space Park Leicester, è un ESABIC, e come si fa, diciamo, a portare a terra delle idee un po' strane come quella che ho avuto io, e vengono valutate se per caso sono delle idee fattibili oppure no. Quindi invito, aspetta che non mi ricordo. Andrea, non mi ricordo il cognome, perdonami. Cosentino, non ti preoccupare. Perdonami a parlare, scusami Andrea. Doveva esserci Roberto, ma Roberto è fuori per una missione. Tra l'altro ne approfitto intanto per ringraziare te, Frida, di averci invitato a questo evento e di aver messo insieme tutto questo panel. Mi prendo giusto 2 minuti prima della presentazione, intanto per confermare ciò che ha detto Cristina sull'importanza del programma Copernicus, dove noi come ESABIC Lazio ci abbiamo puntato tanto organizzando degli hackathon proprio per la contaminazione con delle partnership. L'ultimo che abbiamo fatto è stato con la Guardia Costiera proprio per il monitoraggio delle erosioni costiere, dove abbiamo messo insieme dei team di ragazzi con una maratona di progettazione di 2 giorni, e da lì sono uscite fuori delle idee che poi noi ci siamo portate, alcune di queste, all'interno dell'incubatore di cui poi parlerò. Per quanto riguarda la collaborazione, noi abbiamo una collaborazione molto stretta con Fondazione Amaldi. Roberto non c'è proprio perché non c'è neanche Lorenzo Scatena, il direttore, ed Eleonora, che proprio ieri hanno partecipato all'evento finale di quei progetti di cui faceva riferimento Maria Cristina, sulla contaminazione, sul supportare avanti lo spazio a livello europeo e contaminazioni fra le diverse realtà europee, che era un progetto, si chiamava Space Up Project, proprio Scaling Up to the Space, cioè dire supportava tutte quelle aziende che a vario titolo lavoravano o lavorano nell'ambito space downstream o upstream con una serie di servizi messi a supporto. Quindi questo, diciamo, giusto come preambolo, e brave voi averci messo tutto attorno a un tavolo. Parto io con la mia presentazione. Confermate che la vedete? Sì, si vede. Ok. Vi dico giusto 2 parole su Lazio Innova. Che cos'è Lazio Innova? È una società in-house che è stata creata dall'unione di diverse, delle molteplici società che erano presenti sul territorio laziale e che si occupavano tutte di startup di imprese, sono state giustamente focalizzate tutte in una, creando un'unica agenzia che si occupa sostanzialmente di erogare incentivi a vario titolo su varie tematiche, non solo spazio, supporta le imprese nella fase di internazionalizzazione, in quanto noi abbiamo un ufficio proprio di internazionalizzazione. Per internazionalizzazione parlo Italia verso extra EU, e sui processi di europeizzazione grazie al nostro sportello dell'Enterprise European Network.
Siamo presenti in tutta la regione Lazio con diversi spazi attivi. Lo spazio attivo non è altro che, diciamo, l'ammodernamento della parola incubatore di impresa. Ne abbiamo oggi 10. In ogni spazio attivo sono presenti anche delle sale di co-working o di talent working, dove il singolo cittadino può entrare, può condividere le sue idee con altre persone. Abbiamo 8 Fab Lab suddivisi su tutto il territorio, e c'è pure un ESABIC, cioè lo spazio attivo dove mi trovo io, che è lo spazio attivo di Roma Tecnopolo, e anche ha una doppia faccia, che è un ESABIC, in questo caso ESABIC Lazio. Non mi soffermo sul concetto di spese economy perché tutti quanti ne avete parlato. Dico solo che la spesa economy nel Lazio è molto importante, perché nel Lazio ha un riconosciuto vantaggio competitivo internazionale. Ci sono 5 università, 4 facoltà di ingegneria, 3.000 professori universitari che a vario titolo comunque lavorano nell'ambito dell'aerospazio. Ci sono diverse sedi di competenze, l'ASI, l'Alessandria Space, Telespazio, Igeos, chi più ne ha più ne metta. È il primo distretto tecnologico aerospaziale italiano ed è l'unica regione che ha all'interno della sua filiera tutto quanto, cioè a dire la catena del valore, cioè il segmento upstream e il segmento downstream. I domini li avete visti, sono la Satellite Navigation, la Satellite Communication e ultimamente, grazie al boost di Copernicus, del progetto Copernicus, l'Earth Observation, perché è fondamentale sapere che prima chi voleva fare impresa con l'Earth Observation doveva pagarsi il dato satellitare, e il dato satellitare aveva un costo enorme, quindi non si poteva mai pensare che una piccola startup, un team di ragazzi che si mettevano attorno al tavolo, potessero pensare nel breve periodo a fare azienda tramite l'Earth Observation. Grazie a Copernicus questo è stato possibile. Quali sono i campi applicativi? Li ha già detti Cristina e anche Martin nella sua presentazione. L'agricoltura di precisione, il settore energetico, il monitoraggio ambientale e infrastrutturale, la salute, l'economia del mare e i servizi per le smart city. Da chi è composto l'ecosistema della space economy o della new space economy? Quindi dalle aziende della space industry, quindi tutte le aziende che realizzano infrastrutture spaziali abilitanti per l'upstream, dalle aziende della domanda interessate a nuove applicazioni d'uso e servizi derivanti, cioè dire gli end user, dai policymaker, dalle aziende dell'offerta di soluzioni e servizi digitali, ma in particolar modo ultimamente, non da poco, ma almeno ormai da una decina d'anni, dalle startup che hanno capacità di innovazione. Ed ecco come noi, come Lazio Innova, società regionale per la promozione e la cultura di impresa, entriamo a pieno titolo in questo contesto. Perché, come dicevo prima, lo spazio attivo Roma Tecnopolo è anche un ESABIC. Fa parte, così come la Fondazione Amaldi, perché Maria Cristina forse non l'ha detto, ma loro sono pure gli ambassador per quanto riguarda... noi siamo un ESABIC Incubation Center, la Fondazione Amaldi è un ambassador, cioè dire gestisce tutte le pratiche delle business application, che è un altro programma che fa parte di tutto l'insieme dell'ESA Space Solution Network. Quindi, come dicevo, da seguito di un accordo fra l'ESA, la Regione Lazio e l'ASI, si è costituito l'ESABIC ed è nato ed è stata immessa sul panorama dei contributi per finanziare o supportare l'avvio di imprese che vogliono utilizzare tecnologie spaziali in ambito terrestre, quindi gli spin-off, o di tutte quelle tecnologie spaziali e non spaziali per proporre prodotti e servizi del settore spaziale spin-off, un bando. L'Open Call ESABIC Lazio. Oggi siamo al terzo rinnovo, siamo presenti ormai da 10 anni, siamo uno dei tra i più storici, insieme a quello di Norbike, se non mi sbaglio, insieme a quello del Sud France, il primo ESABIC che si è costituito in Italia. Dico il primo perché ad oggi, notizia di 2 settimane fa,
è partito anche l'ESA BIC di Torino, e il che ci fa molto piacere. Non ci sentiamo soli, ecco, mentre in Europa, in Francia, piuttosto che in Inghilterra, piuttosto che in Belgio, ci sono tante, cioè nord, sud, centro, vengono coperte, l'Italia si è mossa un po' più tardi, però va bene così. Quindi in questo momento abbiamo un ESA BIC Lazio, che è quello storico, che diciamo rappresenta il fautore e si è collocato al centro. Oggi ce n'è uno pure di riferimento per il nord. L'importanza di questi ESA BIC qual è? L'approccio comune che abbiamo tutti quanti, cioè dire il network ragiona tutto allo stesso modo. Questo permette, fa sì che un'impresa italiana che vede delle opportunità, che so, in Francia, piuttosto che in Olanda, piuttosto che in Germania, per il tipo di mercato segmento che ha scelto, può preparare la candidatura qui in Italia, ma avrà gli stessi e poi trasferirsi in un secondo momento in Germania e troverà lo stesso servizio comune a tutti quanti. Così come può succedere che qualche azienda tedesca, piuttosto che francese, vede un'opportunità di mercato in Italia e si può trasferire in Italia, usufruendo di diversi benefit, cioè dire un finanziamento, del supporto tecnico offerto dall'ESA, dall'ASI o dalle ex aziende fuoriuscite dal programma di incubazione, che poi noi manteniamo nel nostro network come alumni, e spesso e volentieri sono quelli che ci danno una mano soprattutto nella fase di pre-incubazione, cioè dire quando si vanno a costituire i team che vogliono in un secondo momento candidare a diventare delle start-up innovative proprio per l'avvio dell'impresa. Che cosa, addentrandoci soprattutto sulla call, che cosa offre? Questo l'abbiamo detto, un supporto per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale e un supporto tecnico da parte dell'ASI e dell'ESA. Chi può candidare? Come vedete, aspiranti imprenditori, ricercatori, professori universitari e personale tecnico di organismi di ricerca di università pubbliche e private, quindi un forte interessamento. Noi abbiamo tante collaborazioni con quasi tutte le università del Lazio e spesso e volentieri i team inizialmente che arrivano sono studenti universitari su cui abbiamo fatto un info day, e in un secondo momento insieme al professore si sono rivolti a noi per capire e vedere come generare o come creare una startup per creare del business, oppure imprese in fase di startup con al massimo di 5 anni. Per quanto riguarda le prime due categorie, qualora partecipassero alla call e vengono ammessi, c'è un obbligo di costituirsi in società prima della sottoscrizione dell'atto di finanziamento. Per quanto riguarda la terza categoria, sono già costituite, quindi questo problema non si pone. Cosa offre? Offre un finanziamento o grant fino a 50.000 euro, 25.000 euro vengono forniti dall'ESA tramite un'erogazione diretta da parte dell'Agenzia Spaziale Italiana e 25.000 euro da parte della Regione Lazio. È finalizzata esclusivamente allo sviluppo di prodotti, prototipi, software o eventuale brevettazione di ciò che è stato inventato, e non pagano però il costo del personale. E prevede un periodo di incubazione presso la nostra struttura fino a un massimo di 24 mesi. 80 ore di supporto tecnico, uno sviluppo aziendale che è dato da un tutor di riferimento, da diversi workshop a livello sia nazionale che internazionale, da consulenze specialistiche tramite i nostri partner, da sezioni di coaching, o addirittura le migliori possono essere anche veicolate verso un fondo di investimento che può essere diretto, in quanto l'Azienova ha anche una misura di un capitale di rischio ibrido pubblico-privato, oppure, sempre rivolgendomi alla Fondazione Amaldi, verso Primo Space, che è il primo fondo di investimento totalmente italiano, totalmente dedicato a tutte quelle imprese space tech o space oriented. E poi la partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Per chi fosse interessato, si può collegare alla pagina web di Lazio Innova, ESA BIC Lazio, Business Incubation Center. E il bando ha l'ultima call, diciamo l'ultimo rinnovo, ha la durata 21-23, cioè dire 2021-2023. Ha tre call l'anno, quella di quest'anno, ormai del 2021, l'ultima è prevista per l'8 novembre, e poi un board di valutazione formato da ASI, Lazio Innova, ESA e diversi esperti che vengono solitamente chiamati a valutare le proposte progettuali, e la commissione e sono i valutatori. Alcuni esempi, passando al sodo,
Questo è un esempio per quanto riguarda il downstream, cioè dire l'utilizzo dell'Earth Observation per il monitoraggio ambientale, soprattutto inerente allo sfruttamento del terreno. Cioè dire, questa società ha messo in piedi, o tramite algoritmi di intelligenza artificiale che matchano tramite i dati SAR, tramite i dati Sentinel, ti danno una mappatura effettivamente di come viene sfruttato quel terreno, o di monitoring. Questo è un servizio particolarmente incentrato sulle amministrazioni pubbliche o sugli enti privati tipo ACEA. Loro hanno fatto un monitoraggio per ACEA per capire dove eventualmente passavano le condutture del gas e capire se erano ostruite da qualcosa oppure no. Un altro esempio di downstream, ma che non ha niente a vedere con l'Earth Observation, ma è l'utilizzo di tecnologia usata sullo spazio in ambito terrestre, e l'AeriGloss, che praticamente erano titolari del brevetto di questo naso olfattivo che ha volato nella missione STS-134 e che serviva per monitorare i parametri di inquinamento all'interno della missione. Loro che hanno fatto? Hanno pensato bene di procedere con un processo di industrializzazione e miniaturizzazione del sistema, creando un OM e poi un dispositivo industrial che permette di capire dove ci sono degli inquinanti all'interno di sale, congressi, piuttosto che sale rischio, tipo le sale operatorie, o addirittura nello smart building, quindi costruttori che ha molto, diciamo, vicini alla green economy o comunque molto attenti al benessere del cittadino, utilizzano nelle nuove costruzioni. Un altro esempio, giusto per completare la catena, è su upstream, cioè dire questa società H-Dynamics, che nasce dalla Sapienza nel Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale, ha creato un attuatore d'assetto costituito da un fluido con custodia 3D che sostanzialmente permette, loro la chiamano energy bank, cioè un risparmio energetico, quindi ha eliminato la componente elettrica e ha utilizzato una componente fluida per un risparmio energetico su questa ruota liquida, che permette ai micro e nanostelliti un assetto variabile mentre sono in orbita. Rientrando invece nel contesto di contamination, collaborazione e quant'altro, Lazio Innova è già da anni che lavora soprattutto sulle Open Challenge. Che cosa sono le Open Challenge? Sono la divulgazione, diciamo, di innovazione all'interno del tessuto territoriale, cioè dire noi, per noi è utile come scouting per trovare aziende che lavorino nell'ambito del space o del tech o dell'innovazione in generale, ma diamo supporto alle grosse imprese nel trovare una soluzione migliore a bassi costi o comunque più fruibile da parte delle spese innovative. Questo è un classico percorso, cioè dire individuiamo il problema di una grossa azienda, costruiamo la call insieme a loro per capire di che cosa hanno bisogno, lanciamo la call, selezioniamo le migliori soluzioni insieme al partner, facciamo un percorso di mentorship, cioè dire sistemiamo l'idea, dopodiché premiamo il vincitore. Una su tutte, ne abbiamo fatte diverse con Igeos dell'Spazio, quanto vi presento l'ultima, che è quella fatta proprio con Thales Alenia Space. Cioè l'esigenza di Thales Alenia Space era di trovare applicazioni di intelligenza artificiale per generare, diciamo, dei satelliti autonomi. Cioè a dire, ha lanciato diverse sfide e dice chi è che riesce a rispondere a questa call, cioè a dire manovre orbitali, mantenimento assetto, formazione, previsione a bordo, cioè un qualcosa che al di là del supporto che avviene dalla Terra, il satellite in orbita potesse autogestirsi riducendo alcuni costi in ambito terrestre. Perdonami Andrea, ma devo intervenire Ho finito. Era giusto l'ultimo esempio per come noi andiamo a contaminare il territorio, per come noi facciamo partnership con gli stakeholders, sia grossi che piccoli, e per come, diciamo, contaminiamo il Lazio e l'università. È stato importantissimo, diciamo, il tuo diciamo speech, perché ci ha fatto vedere che praticamente, insomma, c'è un accompagnamento che per chi vuole fare impresa in questo settore o chi si vuole lanciare, quindi ci sono delle opportunità e delle possibilità dove ci sono degli esperti, anche per chi non è esperto, come vedi l'idea di cui parlavo prima mia, si vuole lanciare, uno
ha la possibilità di essere seguito e di essere incubato, appunto. Ribadisco come ha detto Maria Chiara, l'ultimo concetto. Spesso e volentieri le stesse persone che vengono a parlare non hanno la percezione che la loro applicazione possa utilizzare lo spazio o che possa essere utile per lo spazio. E da lì nasce il nostro supporto. Il percorso di preoccupazione è proprio in quello, sta in quello. Cioè capiamo insieme se si può andare avanti oppure no. Esattamente, che è, direi, fondamentale se uno è un imprenditore, soprattutto di una startup. Ma come diceva la presidente di Fondazione Almaldi, Maria Cristina, mi piacerebbe oggi venire fuori da questo incontro con un qualsiasi genere di collaborazione o di tentativo di collaborazione. E per questo nella seconda parte diciamo che vorrei lanciare più forse una discussione come tavola rotonda tutti quanti. Ci sono dei ricercatori, ci sono dei professori universitari, quindi tranquillamente presentatevi da soli, eccetera. Ma vorrei dare la parola a Luca Principi e alla professoressa Spigarelli, incominciando con uno dei Contamination Lab, perché Luca, Francesca, si può fare qualcosa in questa regione? Facciamo qualcosa? Cosa ne pensate? Eccomi, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto ringrazio Frida, Francesca per l'invito. Allora, io sono cofondatore e direttore operativo della Sidereo Space Dynamics, una startup che si sta emergendo adesso nel territorio italiano. Negli ultimi mesi, oltre ad aver la Sidereus, nasce nel 2019 con un obiettivo ben preciso, quello di rivoluzionare il modo con il quale è possibile accedere allo spazio per renderla poi un'attività quotidiana, potenzialmente di più volte al giorno, e raggiungere la stessa semplicità con la quale vediamo oggi avvenire i voli intercontinentali. La Sidereus nei primi due anni si è mossa quasi in stealth mode, sta emergendo da questo basso profilo proprio adesso. Penso recentemente abbiamo portato a bordo i nostri fondi di investimento. Ci sarà la disclosure, il comunicato stampa, penso all'inizio della settimana prossima. Noi realizziamo dei veicoli spaziali, lanciatori orbitali di nuova generazione, mi ricollego, io sono anche marchigiano doc, ex studente UNIMC, e quindi proprio anche grazie, e per questo devo ringraziare principalmente soprattutto per il supporto Frida, Francesca, ma soprattutto un assist di Frida per l'idea che sto adesso per comunicare, perché proprio l'intervento di oggi era volto nel voler dare un consiglio su come a livello pragmatico anche le marche, principalmente con i propri atenei, possono affacciarsi al mondo della space economy. E dato che noi come startup stiamo insomma siglando dei preaccordi con aziende di mezzo mondo per lanciare per loro con il nostro lanciatore orbitale CubeSats o costellazioni di CubeSats, ho pensato, ok, ma perché non proponiamo e lanciamo questa sfida principalmente a Università di Macerata e gli altri atenei marchigiani nel noi come azienda lanciatore lanciare un CubeSat, dipende, poi si deciderà in che configurazione, 1U, 3U, capire quale sarà la mission del CubeSat, ma perché non lanciamo un CubeSat totalmente realizzato in collaborazione tra loro dagli atenei marchigiani? In primo luogo grazie all'effort congiunto dei Contamination Labs, dato che sarebbe comunque un lavoro di squadra e multidisciplinare, non solo da parte ad esempio dell'Università Politecnica delle Marche per quanto riguarda la realizzazione del device in sé, dal punto di vista delle regolamentazioni, dal punto di vista di una possibile revenue model, che qualora ad esempio le applicazioni di CubeSat possono essere in ambito di osservazione della Terra, quindi la possibilità di utilizzare le informazioni che possono essere raccolte dalle immagini mandate a terra, dal CubeSat, possono essere moltissime applicazioni diverse, ad esempio all'agricoltura di precisione. E mi è venuta questa idea, devo dire, pochi giorni fa, e ho fatto un giro insomma di chiamate e ho ricevuto un grandissimo supporto anche dall'azienda Civitanavi, che si occupa di sistemi di navigazione e controllo, azienda marchigiana, da Osimo Lab, penso che offre il suo supporto, Francesca Faedi, e ho passato questa sfida all'Università di Marchigiana di Macerata e gli altri atenei marchigiani. Quindi
Io passerei ora la parola a Francesca Spigarelli dell'Università di Macerata per sentire appunto che cosa ne pensa e qual è la loro, in generale, di che cosa si occupano poi con il loro Contamination Lab, il laboratorio Luci e quant'altro. Grazie. Grazie a tutti, grazie per questa possibilità che mi ha permesso di ritrovare in presenza Luca Principi. Luca, con lo start-up dell'aerospazio, del lancio dei satelliti, si è laureato con me 2 anni fa a giurisprudenza. E questa è una bella storia di quanto lo spazio crei opportunità interdisciplinari. Per cui quello che si è detto prima, lo spazio e tutto quello che ne deriva come opportunità di crescita per il nostro territorio, può trovare nella collaborazione tra i nostri Atenei una bellissima sfida e una grande opportunità. Quindi Luca è un giurista, perché si è laureato in giurisprudenza, io insegno economia, quindi lui già si contaminava in modo suo autonomo quando era più piccolo e ha frequentato il nostro percorso Laboratorio Umanistico Creatività e Innovazione nelle sue prime edizioni. Noi siamo quest'anno all'ottava edizione di questo percorso, con cui andiamo a guidare gli studenti che hanno una formazione delle scienze umane e sociali, perché Macerata è un'università umanistica per definizione, e li guidiamo all'idea della autoimprenditorialità, l'avvicinamento al mondo dell'impresa. Poi anche grazie alle opportunità internazionali il nostro laboratorio crea ponti con altre università, tant'è che Luca ha frequentato un percorso simile alla FGCU, una università, Florida Gulf Coast University of Fort Myers, appunto in Florida, e ha frequentato lì un percorso analogo. Quindi diciamo che le opportunità, anche quelle umanistiche, possono dare grandi chance ai nostri giovani di specializzarsi in tematiche non strettamente scontate, ecco, come percorsi formativi e anche poi imprenditoriali. Quindi come Università di Macerata abbiamo formato in questi 8 anni oltre 300 persone che hanno frequentato questo laboratorio, che ha come spirito proprio quello del lavoro di squadra multidisciplinare, che cerchiamo anche poi di replicare nella collaborazione con gli altri Atenei, quindi con ad esempio il Contamination Lab di Urbino e quello di Ancona facciamo delle lezioni insieme, facciamo attività di scambio, e anche con Camerino comunque c'è una collaborazione molto forte. Pensiamo all'iniziativa di Startup Marche, con cui stiamo collaborando per spingere i nostri giovani ad attività di autoimprenditorialità. E quindi grazie a questa iniziativa per darci l'occasione di esplorare ambiti nuovi, perché solitamente le nostre startup o i nostri spin-off, parlo per l'Università di Macerata, sono molto legati ad una zona di comfort, quindi vanno sul tradizionale, sui settori più diciamo cari, come giusto che sia, alla nostra regione. Ma con questa sfida che Luca ci dà e ci offre oggi, possiamo veramente lavorare insieme per creare un team di giovani che rappresenti un po' la nostra testa di ariete, con cui affacciarci anche come università meno tecniche e tecnologiche in un ambito che è di grande fascino e di grande interesse. Quindi grazie veramente. Io come Università di Macerata do la mia piena disponibilità, il mio pieno appoggio a questa iniziativa. Usiamo la nostra rete di collaborazione anche con voi, con il vostro laboratorio, per rendere più pronta la nostra terra, la nostra regione, ad accogliere la sfida dello spazio. Una sfida che anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è accolta, quindi ci sono grandi opportunità. Se iniziamo da questo, può essere un piccolo laboratorio di creatività all'insegna dello spazio. Quindi grazie davvero. Grazie. Grazie mille a te Francesca e grazie mille a Luca. E a questo punto giro la palla a Daniele e a Francesca Micozzi e Francesca Cesaroni, chiedendogli cosa ne pensano di questa idea, se potrebbe essere una cosa che entra nelle loro corde, insomma, questa idea forse un po' matta che in realtà ci piace tantissimo. E poi chiedo anche a Lorenzo Capriotti in diretta in connessione dal CERN, chiedo anche a Bruna Cornadetti di intervenire e anche a Paolo Celli da Stony Brook New York, per raccontarci un po' anche perché le loro competenze, che non sono appunto direttamente spazio correlate allo spazio, sono in realtà importanti. Ragazzi, prendete parola e parlate. Grazie mille. No, su questo direi di dare precedenza per dovere di ospitalità ai nostri ospiti che si collegano anche dall'estero, anche perché diciamo noi, adesso ovviamente parlo per me, ma forse faccio anche per le veci delle altre università,
in questo caso io nello specifico sono proprio da uditore, cioè sono curioso di sentire, di aprire su altri ambiti che ovviamente non sono i miei specifici. Ovviamente parlando e sentendo tutti gli speech precedenti mi invoglia poi di intervenire con quelle che possono essere le mie competenze. Adesso sono un architetto designer e quindi mi trovo coinvoltissimo in un sacco di cose che sento dire, ci sarà modo. Però adesso appunto io mi taccio e ascolto molto volentieri quello che hanno da dire gli altri. Allora chiedo di intervenire a Paolo Celli perché c'è una bellissima storia da raccontarci. Paolo. Ok, vado. Aspetta, Francesca, qual è la mia storia? Ancora negli Stati Uniti? Come sei arrivato? Quale contaminazioni hai avuto? Quello che okay. Ci hai un po' anche raccontato. Sì, e non importa se mi ripeto un po' rispetto a ieri, giusto? Non ti preoccupare, penso che sia importante anche per questa sezione, poi dici... Avendo sentito comunque questi interventi, ho un paio di cose che vorrei dire al riguardo. Però cominciamo brevemente da me. Anch'io sono marchigiano di Ancona e ho fatto la triennale in ingegneria meccanica proprio ad Ancona, all'Università Politecnica delle Marche. Dopodiché avevo sempre avuto comunque una passione per lo spazio era nata anche prima che avessi cominciato l'università, però ad Ancona non c'era un ingegnere aerospaziale che io altrimenti avrei sicuramente scelto come campo. Dopo la mia triennale in meccanica provai ad ottenere una laurea magistrale in aerospaziale in altri atenei italiani, però non avendo avuto corsi base questo non mi fu permesso, quindi praticamente feci una laurea magistrale in meccanica. E durante la magistrale in meccanica poi mi sono recato negli Stati Uniti a fare la tesi all'estero in un dipartimento di ingegneria civile, quindi sembrava che stessi andando sempre più lontano da questo spazio. Poi effettivamente ho scoperto facendo il dottorato che invece i confini tra le varie discipline sono veramente quasi inesistenti, nel senso che anche se io stavo facendo comunque ricerca in un dipartimento di ingegneria civile, mi occupavo di strutture innovative che avevano probabilmente più applicazioni nell'aerospazio che invece applicazioni nell'ingegneria civile. E questo è soprattutto il caso negli Stati Uniti, dove le facoltà non sono viste come container, ma sono praticamente i boundaries sono veramente sottili. Dopodiché finalmente sono riuscito a lavorare su qualcosa di spaziale al Caltech con la professoressa Chiara Daraio, marchigiana anche lei, che tra parentesi so che Bruna conosce perché anche lei ha lavorato con Chiara. E lì finalmente sono riuscito a lavorare comunque su progetti insieme al NASA Jet Propulsion Laboratory che riguardavano strutture innovative nel campo aerospaziale. E quindi il mio percorso è stato molto, molto non lineare, che alla fine mi ha portato a lavorare su qualcosa di aerospaziale. E un pochino la lezione per me è stata che praticamente... scusate, stanno facendo i lavori di fuori, non so se è anche... Mi sentite? Ok. Praticamente per me la lezione è stata questa, dell'importanza del... non tanto dell'interdisciplinarità, ma più che altro del fatto che anche diverse facoltà, adesso parlo per l'ingegneria perché è quello che conosco, però anche diversi campi dell'ingegneria hanno molto in comune, anche se a noi piace poter mettere, poter dire un civile è differente da un meccanico, eccetera, in realtà non è assolutamente così, perché appunto la mia expertise è nel campo delle strutture della meccanica e sono ugualmente applicabili nel campo biomedico, meccanico, civile, aerospaziale, non importa. Cambia semplicemente l'applicazione, ma le fondamenta sono le stesse. E quindi una cosa appunto che volevo dire, diverse cose che volevo dire in base a quello che ho sentito. Prima di tutto mi fa soprattutto questa esperienza sentire anche appunto che ci sono startup nate nel suolo marchigiano che riguardano cose aerospaziali e anche che ci sono questi contamination lab, che è una parola che mi sono dovuto andare a cercare qualche giorno fa, perché io pensavo che contamination lab fosse qualcosa relativo a virus e cose così, invece non è così, ma forse nel piccolo capisco la filosofia, adesso capisco anche il termine, e queste erano cose che 10 anni fa quando io ho lasciato le Marche ovviamente non c'erano, ma non c'erano proprio in Italia. O almeno io non ne sapevo, noi studenti non ne sapevamo. E questo mi fa molto piacere. Poi vorrei parlare brevemente appunto del fatto comunque dell'importanza della formazione, dell'insegnamento, della sensibilizzazione nelle università.
Perché comunque anche sentendo gli interventi di Andrea Cosentino che viene dal Lazio, mi è sembrato di capire che comunque cioè, l'università ha un ruolo fondamentale in queste, nell'introdurre nuove idee, nel poter cercare di trasformare idee che sono magari di ricerca in prodotti o cose che possono essere effettivamente utili alle persone. E però, secondo me, soprattutto se si vuole fare una sensibilizzazione nelle Marche, se si vuole creare qualcosa di simile nelle Marche, cioè fare degli investimenti nella space economy, è fondamentale che questo cominci con l'università. Perché è anche da lì alle volte che vengono appunto delle idee che poi si possono trasformare in compagnie che rimangono nel territorio, che non devono necessariamente andare altrove per cercare le opportunità, ma che vogliono rimanere lì dove sono. E secondo me qui è fondamentale proprio non necessariamente creare dei corsi di studi, come è stato detto prima, ma almeno sensibilizzare gli studenti alla diversità delle cose che si possono fare con un titolo di studio che vanno oltre quei confini che apparentemente sono nella testa dello studente. Se uno studente fa ingegneria civile, c'ha in mente, scusate, parlo in dialetto perché non parlo più in italiano, ha in mente strutture che sono civili, mattoni, che sono messi uno sopra l'altro, ponti, forse grattacieli. Però uno studente di civile strutturale non sa che queste stesse expertise che può acquisire in un corso di studio può essere utilizzata per fare strutture aerospaziali. E quindi secondo me deve cominciare da una sensibilizzazione degli istruttori universitari che devono anche loro cercare di trasmettere questa multidisciplinarietà agli studenti, magari anche semplicemente tramite gli esempi che fanno nei problemi che danno agli studenti. Date un professore di civile, può dare un problema di civile, un problema di una struttura civile, un problema di una struttura aerospaziale, proprio per far vedere questa multidisciplinarietà. E secondo me questo sarebbe una cosa molto utile. Io almeno cerco di farlo nel mio piccolo, insegnando in un dipartimento di civile. Io faccio sempre esempi che non c'entrano niente, che anche sono meccanici, aerospaziali, proprio per far capire agli studenti che c'è di più rispetto a quello che pensavano quando sono entrati in questa facoltà. E un'altra cosa, veloce, così lascio la parola anche agli altri, per quanto riguarda la contaminazione, dal punto di vista mio, comunque, che sono un ricercatore, ogni tanto mi vengono fuori delle idee che non stanno né in cielo né in terra, che magari possono essere utili in un futuro per delle applicazioni che possono essere aerospaziali oppure strutture qui sulla Terra. Però secondo me è importante appunto avere qualcosa come appunto lo Space Park di Leicester, o, dove anche professori universitari possono esporre le proprie idee a magari persone che lavorano nell'industria, per poter sentire se c'è un interesse che magari è inaspettato per alcune idee specifiche. Quindi secondo me queste sono tutte attività molto, molto, molto interessanti. E niente, praticamente questo è quello. Come niente, ottimo, hai detto un sacco di cose interessanti, scherzerai. Bruna, Lorenzo, prego. Allora, io grazie a tutti, intanto vi ringrazio tantissimo per l'invito che ho accettato con tutto il cuore, perché veramente è un'opportunità enorme, grazie Frida, grazie Francesca, per parlare con voi e conoscere, insomma, venire a conoscenza di queste nuove realtà che, un po' come diceva Paolo, mi sfuggivano, anche se il concetto di Contamination Lab esisteva già quando sono andata via dall'Università Politecnica delle Marche, perché l'ho lasciata non tantissimi anni fa. Ed era un concetto che mi incuriosiva molto, anche se non ho avuto modo di partecipare. E poi mi interessa anche partecipare a questo evento, perché vorrei guardare in faccia tutti i giovani marchigiani e dire: se ce la facciamo noi, ce la farete anche voi, e guardate al di là dei vostri confini per imparare, per mettervi un po' alla prova. Per raccontare un po' da dove vengo, sono marchigiana doc, sono castignanese, provincia di Ascoli, e ho studiato all'Università Politecnica delle Marche, ho fatto la triennale, ho fatto il master e ci ho fatto anche il dottorato in scienze biomolecolari, però ho saltellato da una parte all'opportunità che questo da Bruna, non ti sentiamo. Racconto tutto quello che poi conte. Puoi provare a chiudere il video magari un attimo, così proviamo a sentirti meglio. Mi sentite? Adesso non mi sì. Sentite? Sì, ok.
E quindi dicevo, ho preso diverse opportunità. Adesso vivo e lavoro a Houston, in Texas, dove dirigo un gruppo di ricerca nel campo della nanomedicina e ci occupiamo di guardare ai meccanismi molecolari attraverso i quali le cellule staminali parlano con le cellule immunitarie, in modo da cercare di catturare quelle informazioni che ci servono per sviluppare delle terapie per la medicina rigenerativa. Mi piace pensare a questi meccanismi di comunicazione come degli shuttle, perché non sono altro che dei pacchetti di informazioni che si scambiano. E quindi io sono una biologa, ma lo faccio, questi progetti li porto avanti grazie all'interazione con i clinici, con gli ingegneri, e sviluppiamo quella che si chiama nanomedicina applicata alla bioingegneria. Quindi mi riallaccio un po' al discorso che faceva Paolo. Sedersi intorno a un tavolo e parlare anche lingue diverse, ma sapersi ascoltare e sapersi comprendere, perché quello che per me è una cellula, per un fisico nel laboratorio di Chiara D'Araio, era un punto. Guardare lo stesso oggetto da punti di vista diversi, attraverso prospettive diverse, davvero ci aiuta a portare avanti un concetto di innovazione che non avremmo mai immaginato. Ora, perché io sto qua a parlare di questo? Vabbè, ovviamente si pensa a Houston, si pensa alla NASA, allo spazio. Quello che io voglio mandare però come messaggio è la possibilità di guardare lo spazio come opportunità. Un po' ne avete parlato voi e se ne parlerà durante questo evento, durante tutta la settimana. Per me lo spazio è un'opportunità enorme per guardare alla mia scienza da un punto di vista diverso. Il modo attraverso il quale io sono entrata a contatto con lo spazio è stato del tutto casuale, nonostante l'istituto in cui lavoro stia sviluppando progetti in collaborazione con la NASA e abbiamo già in dipartimento tanti progetti che vengono sviluppati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il mio contatto però diretto è arrivato un giorno all'improvviso, facevo da ambasciatrice siccome lavoro anche in Galles e faccio da ponte tra il Galles e il Texas Medical Center, avevamo il ministro dell'educazione in visita e quindi fu organizzato un evento all'ambasciata britannica. Io sedevo durante il banchetto a un tavolo e c'era una persona anziana a fianco a me seduta. Iniziamo a parlare, mi presento, lui non si presenta ma mi chiede: sei italiana, cosa vorresti fare a Houston? E io dico: il mio sogno è di sviluppare il mio progetto sulle cellule staminali nello spazio per capire come si parlano in assenza di gravità. Quello che non sapevo è che questa persona è George Abbey, ex direttore del Johnson Space Center, e in quel momento mi ha invitato al Summit Internazionale della Medicina. A quell'evento, e con questo in realtà vorrei concludere, a quell'evento partecipavano astronauti delle diverse missioni Apollo. Per me fu un'emozione incredibile, perché davvero c'erano pochissime persone ed era un evento privato, e si parlò di medicina e io mi sono ritrovata ad un certo punto con un sogno che avevo nella testa che cominciava a prendere forma. Il messaggio che mi è arrivato di più, ed è quello che vorrei condividere con i giovani marchigiani e con tutti i giovani che ci potranno poi ascoltare, è quello che è arrivato da uno degli astronauti delle missioni Apollo. Era una persona anziana, chiaramente, e disse: il presidente ci invitò, ci disse che la missione era di arrivare sulla Luna. E noi eravamo giovani, ma non misero in discussione la nostra età. Avevamo una missione e quella missione l'abbiamo compiuta. Questo è un messaggio che si riallaccia anche a quello che diceva Paolo. I giovani hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di essere supportati. Intorno ai nostri tavoli, tutti i tavoli in cui avvengono le conversazioni più importanti, anche di progetti che dobbiamo sviluppare per il Dipartimento della Difesa, per la NASA, siedono i nostri studenti, perché a loro viene data la parola, perché da loro spesso vengono fuori le idee più brillanti. E con questo grazie mille, Bruna, un ottimo punto di vista. Frida, cosa ne dici? Assolutamente, infatti l'ho voluta fortemente in questo panel, abbiamo fatto i salti mortali pur di inserirla, ma sono veramente contenta del messaggio. Nel frattempo salutiamo Andrea e capisco che è un lungo pomeriggio, ma ragazzi non potevamo non farvi parlare tutti quanti di queste bellissime
opportunità che ci avete esposto. Lo so, ci vuole tanto tempo, però è veramente un'unica occasione di avervi tutti seduti virtualmente allo stesso tavolo. E non per ultimo vorrei appunto fare un attimo parlare anche Lorenzo Capriotti di In Connessione dal CERN. Lorenzo. Sì, buonasera ormai a tutti. Ovviamente ringrazio tantissimo Francesca e Frida per questa opportunità. Dunque io ovviamente sono un fisico delle particelle, quindi non ho assolutamente alcun tipo di contatto con lo spazio, però magari io voglio un po' condividere quella che è la mia esperienza, insomma, nel settore. Dunque io ho studiato all'Università La Sapienza a Roma, ho fatto il dottorato a Manchester e adesso lavoro all'Università di Bologna, però sono già quasi 10 anni, insomma, che sono associato al CERN, quindi lavoro in uno dei grandi 4 esperimenti del CERN al collisore adronico LHC. Dunque noi qui al CERN abbiamo un detto, cioè che la maggior parte delle idee innovative, la maggior parte delle scoperte, la maggior parte delle invenzioni avvengono quando ci troviamo al bar a prenderci un caffè. Ed è vero, insomma, questo è vero. Se pensiamo alla maggior parte dei grandi risultati tecnologici che sono usciti fuori dal CERN, come ad esempio, dico uno per tutti, il web, okay, quindi internet, è stato effettivamente, diciamo, inventato davanti a un caffè, nella caffetteria qui del CERN. Non perché qualcuno avesse pagato una ricerca, cioè finanziato una ricerca per... scusate, stato un po' male la settimana scorsa, ancora un po' di strascichi. Quindi non perché qualcuno avesse pagato una ricerca focalizzata a, appunto, a scoprire una nuova tecnologia, a inventare una nuova tecnologia per la connessione, ma semplicemente perché ci si è resi conto che c'era bisogno, c'era una necessità di comunicazione rapida intradipartimentale, e a un certo punto qualcuno, Sir Tim Berners-Lee, si è reso conto che è una cosa che poteva essere esportata al di fuori di questo guscio del CERN. Quindi la maggior parte delle rivoluzioni tecnologiche che sono venute fuori dal finanziamento alla ricerca fondamentale sono venute fuori non perché sono state finanziate direttamente, ma perché erano, diciamo, mi piace chiamarli un po' dei residui, insomma, degli effetti collaterali, ecco, mettiamo così, della ricerca fondamentale. Che è una cosa abbastanza importante nel nostro campo, perché altrimenti nessuno finanzierebbe mai la ricerca fondamentale, perché a cosa serve? Non serve assolutamente a nulla se non a farci divertire. E al di là di questo, appunto, l'impatto tecnologico che ha soprattutto quel CERN, che è, diciamo, uno dei più grandi laboratori al mondo, in cui abbiamo la più grande macchina mai costruita dall'uomo, che è l'acceleratore LHC, che è un acceleratore di protoni lungo 27 chilometri, tutto sottoterra. Insomma, ci sono delle sfide tecnologiche veramente estreme. Ne cito solo alcune. Per lo sviluppo dell'acceleratore c'è voluto bisogno di spingere le frontiere della criogenia, dei magneti superconduttori, che tra l'altro sono stati costruiti poi da un'azienda italiana, dell'ingegneria civile, perché immaginate che scavare un tunnel di 27 chilometri tutto sottoterra a 100 metri di profondità con la catena montuosa del Jura e il lago di Ginevra, insomma, non è così facile. Ci sono delle centrali nucleari che danno energia solamente al sito del CERN per poter farlo funzionare. Quindi ci sono nelle collisioni di protoni che facciamo al CERN, ne abbiamo circa 40 milioni al secondo di collisioni. Forse voi non avete idea di quale sia la tecnologia che ci vuole poi per trasportare queste 40 milioni di collisioni al secondo dentro dei computer. Non esiste, cioè non esiste ancora una tecnologia in grado di fare scrittura su dei dischi rigidi a 40 MHz.
Quindi insomma ci sono delle sfide tecnologiche estreme e una cosa che mi ha colpito tantissimo quando ho iniziato un po' ad addentrarmi all'interno di questi meccanismi è che quando si disegna un nuovo esperimento, poi diciamo, l'idea di un esperimento viene fuori abbastanza facilmente, poi bisogna ovviamente fare tutte le considerazioni di tipo di carattere tecnologico e scientifico e poi considerare che i lavori per la costruzione e l'installazione di un esperimento durano 10, 15, anche 20 anni. E quindi molto spesso un esperimento viene disegnato, viene progettato sfruttando delle tecnologie che ancora non esistono, però con tecnologie che diciamo con una buona dose di fortuna uno pensa di poter avere nei 20 anni successivi. Questo è quello che è successo con i magneti superconduttori, per esempio. Quando LHC è stato progettato non esistevano magneti superconduttori abbastanza potenti da poter funzionare lì. E sono stati inventati, diciamo, nei 20 anni successivi, grazie appunto alla spinta che un centro di ricerca così grande ha dato nel mondo dell'industria e della tecnologia. Quindi insomma, ci sono delle sfide veramente estreme che credo vengano in qualche modo anche parzialmente condivise anche dal mondo dei viaggi spaziali, della ricerca nello spazio, perché chiaramente spinta tecnologica, Lorenzo, che ci serve, no, per andare avanti, un po' penso quello che sia alla base, no, sia del tuo campo che quello dell'aerospazio, no? Certo. Un po' anche questo voleva essere il senso del CERN, che è, diciamo, no, forse penso l'organizzazione più grande di contaminazione di saperi di persone da tutto il mondo, no? Un esempio fantastico. Anzi, c'è una cosa che volevo far, questa è una cosa che non molti sanno al di fuori del CERN, ma dentro al CERN, quindi proprio nel sito principale, c'è un edificio all'interno del quale lavorano soltanto dei designer industriali. Quindi sono soprattutto dalla Finlandia, se non sbaglio, c'è un grande gruppo di finlandesi che lavorano lì. E loro fondamentalmente comunicano con... hanno come fosse un grande magazzino, insomma, in cui invitano sia scienziati del CERN ovviamente, ma anche poi musicisti, artisti, rappresentanti di varie industrie, veramente qualsiasi cosa, e all'interno di questo edificio si parla, si fanno prototipi di oggetti che a volte sono oggetti scemi, ad esempio una cosa ma che sono quelli più belli, anche divertenti, no? Quelli che catalizzano, certo, forse, che liberano l'immaginazione e la creatività dei ricercatori. Molte volte i ragazzi si sentono... Joshua, scusate. È una cosa fondamentale questa, perché è da lì che si sentono liberi, no? Di essere più loro stessi. Sì, sì, grazie mille, Lorenzo. Io questo momento, questa serata, vorrei passare la parola finalmente ai Contamination Lab e chiedere, diciamo, un loro intervento a proposito di quello che hanno sentito. Perdonate il sottofondo dei bambini, ma è tardi, non riesco più a trattenerli. E quindi mi muto e lascio a voi parlare del seguito. Francesca Micozzi, cosa ne pensi? Sì, buonasera a tutti e grazie ancora a Frida e a Francesca dell'invito. Sono stata anche alla prima edizione di questa settimana dello spazio, mi ricordo benissimo, insomma, avevo parlato di imprenditorialità, a quel tempo stavo facendo il PhD su questi temi, quindi sull'imprenditorialità e con un focus principale sul gender gap, quindi avevo portato un po' la mia esperienza e qualche dato su dove si posizionava la nostra regione all'interno appunto dell'Italia, ma appunto ho portato anche lì alla prima edizione appunto questo progetto che è nato anche da noi come a Macerata 8 anni fa del Contamination Lab. È un progetto che appunto l'ho vissuto e l'ho strutturato dall'inizio, lo seguo dall'inizio e quindi lo sento proprio mio.
E ho visto un'evoluzione che c'è stata negli anni, ma soprattutto questa esigenza, anche dalle esperienze che ho sentito in queste due ore, cioè l'esigenza di far dialogare anche i nostri studenti che non sono abituati a dialogare con altri studenti che provengono da altre facoltà. Ci troviamo a volte che appunto lo studente di ingegneria meccanica non ha mai parlato con lo studente di economia, ma neanche con lo studente di ingegneria elettronica. Quindi questo laboratorio ci ha aiutato un po' proprio a far questo, far parlare e far abituare gli studenti nella formazione. E li aiutiamo appunto in scusate, anch'io ho la bimba, un attimo solo, mamma, due minuti e arrivo. Va bene, Francesca, tanto queste cose le facciamo per loro, sai, per le bambine STEM, quindi va bene, sta ascolto. Ecco, va bene. Sono logicamente, sì, falla tagliare un attimino. No, ma non mi... Eccoci, è la gestione appunto familiare e ci stimola nelle varie competenze, multitasking, quindi di far parlare anche gli studenti che provengono e quindi li stimoliamo. Quindi ci avete dato un grande compito anche da questa sera. Ho capito che anche da punti di vista diversi che le competenze che nascono all'interno dell'università sono fondamentali per appunto poi quello che può nascere dopo il percorso universitario, quindi questi progetti che appunto abbiamo inserito in maniera stabile nei nostri atenei proprio stimolano a questo, oltre che alle soft skills, alle competenze un po' trasversali, a far nascere delle idee che provengono da appunto da mondi diversi. E questo per noi è un esperimento che tutti gli anni vediamo che ci dà molta soddisfazione, vediamo che siamo nella giusta direzione. Abbiamo iniziato anche da qualche anno un progetto che si chiama Imprese in Aula, che nasce un po' anche da un progetto europeo cui abbiamo partecipato con la Regione Marche e siamo stati attori di tutte e quattro università, che si basa sulla metodologia del design thinking. Quindi applichiamo il design thinking all'interno di corsi di fisica piuttosto che di matematica, piuttosto che di misure, e cerchiamo di stimolare gli studenti anche sotto questo punto di vista con delle metodologie che sono appunto assolutamente fuori da quelli che sono magari gli obiettivi dei corsi, dei nostri percorsi universitari. Assolutamente, già ci siamo scambiati delle mail con Francesca Spigalelli, che con cui collaboriamo, con lei e con le altre università in maniera stretta su questi temi, e assolutamente sì, questo incontro può dare il via a un progetto, una sperimentazione anche su questi temi. Noi logicamente abbiamo, essendo un politecnico, abbiamo delle competenze che nascono, diciamo, materiali compositi, appunto, strumentazione di precisione, e quindi abbiamo molte contaminazioni sotto questo punto di vista. È anche importante appunto far capire ai nostri ricercatori che lo spazio offre tutte queste opportunità. Quindi vi ringrazio e lascio la parola alla mia collega. Francesca, prego. Allora, la collega sono io, quindi completiamo la sequenza delle Francesche dei Contamination Lab Urbinati e, scusate, Marchigiani. Sì, io sono appunto rappresentante del Contamination Lab Urbino e innanzitutto vi vorrei ringraziare per questo pomeriggio stimolantissimo e interessante, e che mi ha appunto aperto le porte di un mondo nuovo e mi ha dato degli stimoli che mi vorrò portare a casa e ritrasferire ai miei studenti e a quelli che frequenteranno, gli studenti in particolare che frequenteranno il Contamination Lab. E quali sono alcuni stimoli che ho ricevuto?
Il primo è questo che ho appena detto, in realtà, cioè che lo spazio, ho capito che il mondo dello spazio è veramente un mondo, quindi un mondo ampio che è assolutamente fertile, è assolutamente ricco di opportunità da sfruttare in chiave imprenditoriale. E stamattina mi sono affacciata un attimo a uno degli incontri perché ero curiosa e quindi volevo sapere, volevo vedere cosa stava succedendo prima di poi intervenire oggi pomeriggio e purtroppo non mi ricordo il nome, non me lo sono notato, ma mi ha catturato una frase di una testimonial che diceva, che parlava appunto dello spazio e diceva: lo spazio è ovunque, diciamo, intorno a noi, gli oggetti che usiamo, gli strumenti di cui ormai siamo abituati ad avere a disposizione, di cui non possiamo più fare a meno, derivano dagli studi che riguardano il mondo dello spazio. Quindi siate intraprendenti perché ci sono tante occasioni, cioè lo spazio offre tante opportunità. Allora, siate intraprendenti è un po' la parola chiave del nostro Contamination Lab, cioè quello che noi vogliamo creare. Il nostro obiettivo, perlomeno uno dei primi obiettivi, è quello di stimolare gli studenti partecipanti ad avere un mindset imprenditoriale, quindi a ragionare in termini imprenditoriali, ad andare oltre ciò che è noto, ciò che è consueto, ciò che è più evidente, per andare a usare la creatività, l'immaginazione, la capacità innovativa, l'intraprendenza, per dirlo, racchiudere dentro tanti altri concetti più specifici, per creare attività nuove da cui possono derivare oggetti nuovi, servizi nuovi che soddisfano i nostri bisogni. Quindi questo mondo appunto è sicuramente stimolante, sicuramente apre delle opportunità che se noi saremo da parte nostra altrettanto bravi a sviluppare e a stimolare questo spirito imprenditoriale, potrà dare origine a varie attività. E nuove iniziative di business e non solo, per creare valore che può essere appunto finanziario, economico, ma anche sociale e quindi anche non soltanto traducibile in termini monetari. E un altro stimolo che mi porto a casa è una conferma, diciamo, non è una cosa nuova, ma una conferma del fatto che per raggiungere questo obiettivo, per favorire innovazione, per far nascere nuove imprese, è necessario agire sulle componenti individuali, quindi sull'atteggiamento mentale, quindi sulle attitudini, sulle competenze, sulle soft skills individuali, ma è necessario agire anche sul contesto. Il contesto, le variabili ambientali, le determinanti sociali sono, lo dicono gli studiosi di innovazione, giocano un ruolo fondamentale per favorire l'innovazione. E perché si favorisce la messa in comune di competenze, conoscenze diverse, di prospettive diverse, di modi diversi di vedere il mondo, di intuizioni diverse, di competenze che solo se hanno l'occasione di incontrarsi e di confrontarsi possono generare anche in questo caso nuove opportunità. E gli esempi che avete portato con le testimonianze che abbiamo avuto il piacere di ascoltare oggi pomeriggio ce lo raccontano. Lazio Innova è un esempio appunto di contaminazione che mette insieme soggetti di varia estrazione, di varia provenienza e crea innovazione. Nel nostro piccolo posso dire che con questa vostra iniziativa in realtà ci avete dato l'occasione, noi Contamination Lab, di avere un'ulteriore occasione di incontro, oltre alle varie che abbiamo già, perché come diceva Francesca Micozzi prima, in realtà collaboriamo anche su tanti fronti, quindi abbiamo già diverse iniziative che svolgiamo in comune, in cui collaboriamo, però proprio grazie a questa occasione della Settimana dello Spazio è nata l'idea di collaborare intorno a un progetto che è stato presentato da Luca Principi nella sua testimonianza. Quindi il pomeriggio di oggi è stato preceduto da una serie di mail e di telefonate in cui ci siamo detti: perché non ci mettiamo insieme, non collaboriamo? Quindi un primo risultato in qualche maniera l'ha già ottenuto, cioè c'è un progetto
che starà a noi ovviamente far partire, e speriamo la prossima edizione di venire qui e raccontarvi che almeno un piccolo passettino in questa direzione l'abbiamo fatta, quindi la contaminazione ha funzionato. Quindi questo è, e l'altra cosa che volevo dire, solo per confermare anche una cosa che ho sentito, insomma, che è già stata detta, che appunto le nuove occasioni, le opportunità ci sono non solo per creare nuove imprese, ma anche per rinnovare quelle esistenti. Le Marche sono un'area, una regione dove prevalgono settori molto tradizionali, ma questi settori tradizionali si possono innovare. Si parla di innovation by tradition, cioè sfruttare la tradizione, le competenze tradizionali che fanno parte della storia delle imprese per reinterpretarle in chiave innovativa. E anche qui ho visto che c'era una sezione della settimana in cui si parlava della combinazione tra il settore moda e il settore aerospaziale, che è una combinazione inusuale, forse non immediata per chi pensa allo spazio, sicuramente non pensa alla moda, però anche quello è un modo di avviare una nuova traiettoria in cui il settore tessile e abbigliamento potrebbe intraprendere per individuare nuove opportunità di business percorrendo sentieri esplorati. Quindi concludo con un grazie, perché gli stimoli sono stati tanti, e con le nostre iniziative speriamo di essere bravi altrettanto non solo nel captare, ma anche di fare proprie le indicazioni, gli stimoli, i suggerimenti che ci avete dato. Grazie mille Francesca, vorrei l'ultima battuta, diciamo, da Daniele Rossi, che ha un po' il compito di chiudere il cerchio dei Contamination Lab, dopodiché lascerei le conclusioni a Frida, perché ho parlato anche troppo durante questo pomeriggio. Ma in realtà ho avuto modo di ascoltare molto, e in realtà ho poco da dire, nel senso che su quello che sono le attività di animazione imprenditoriale intraprese dall'università, nello specifico di Unica, ma di tutte le altre quattro università marchigiane, in maniera brillante le mie colleghe che mi hanno preceduto, diciamo, hanno messo sul piatto tutto quello che c'è in gioco qui nelle Marche. Noi nello specifico non abbiamo un Contamination Lab, abbiamo avuto modo di collaborare con il Contamination Lab delle altre università, abbiamo tutta un'altra serie di attività di animazione imprenditoriali che partono dal più semplice business plan competition a delle attività in cui richiediamo semplicemente delle innovative idee imprenditoriali. Proprio a partire da quello, in realtà ho potuto verificare che c'è un settore crescente di interesse per quanto riguarda quello che dicevo prima, il mondo del design, inteso in senso lato, su attività che riguardano comunque lo spazio. La professoressa Cesaroni, Francesca, diceva prima appunto sull'abbigliamento, è ovvio che i sistemi di abbigliamento che possono essere innovativi per vincere, diciamo, quello che è la microgravità, è un settore ovviamente in cui la tecnologia del fashion design, tra molte virgolette, e i nuovi materiali aprono delle grandi opportunità, così come, diciamo, tutta la produzione, il design di oggetti che servono a controbilanciare determinate caratteristiche per gli equipaggi o per eventuali colonie. È tutto un argomento aperto che noi cominciamo ad assorbire da delle tesi di laurea. Ovviamente per prepararmi a questo incontro ho fatto una rapida ricerca su quello che è stato il repository delle tesi di laurea presentate, in particolar modo, diciamo, nell'ambito design e architettura. Ho visto che in realtà numerose adesso si stanno occupando di quelle che possono essere condizioni di vita estreme, dalla microgravità, diciamo, lunare, o fino anche, diciamo, ai fondali marini o ghiacciai, perché l'ambito poi è quello. Da lì adesso dobbiamo essere bravi in qualche modo a prendere queste idee e farle diventare, diciamo, possibilmente delle idee imprenditoriali da far partecipare poi a business plan, incubatori, eccetera, eccetera. Quindi da quel punto di vista, nel mio piccolo osservatorio, diciamo che vedo che c'è molto, molto movimento. Una nota veloce e poi chiudo sul gender gap, sempre dal mio piccolo osservatorio. Io sono il coordinatore di laurea, di una laurea magistrale in design per l'innovazione digitale.
ormai, non so, saranno una decina d'anni, siamo arrivati ad avere adesso il 50% uomini e donne, però ci siamo arrivati con un percorso molto lungo, per cui diciamo un ambito che poteva essere, non lo so, visto all'inizio come specificatamente maschile, dello smanettone che deve essere in grado di utilizzare il computer, programmi di grafica, eccetera, eccetera, in realtà in un percorso durato appunto una decina d'anni ha portato ad avere esattamente una parità di genere con ragazzi e ragazze, che quindi a quel punto non troviamo più nessuna differenza, né in termini di preparazione, né in termini di background, e di questo ne siamo molto contenti, perché anche noi abbiamo una prorettrice alle pari opportunità in Unicam molto attiva su questo campo. Io non faccio parte, diciamo, delle STEM in senso stretto, sono molto un po' laterale relativamente a design e architettura, però anche da quel punto di vista, diciamo, abbiamo constatato notevoli passi in avanti su questo. Non faccio la chiusura, ovviamente, perché non posso essere la persona più adatta. Io ringrazio ovviamente Frida e Francesca per l'organizzazione, ringrazio molto gli expat, vi offendete se vi chiamo così? No, perché spero che un giorno possiate ritornare a fertilizzare invece il nostro territorio. Accolgo anch'io con molto entusiasmo l'idea di Luca Principi relativo a questa idea che ci possa portare le quattro università e le Marche intere nello spazio in qualche forma e misura, e da lì adesso iniziamo questa collaborazione, quindi grazie ancora di tutto. Grazie mille a te. Frida, ti lascio la parola per le conclusioni finali. Concludere, io direi che si conclude un ciclo di 3 anni, di 3 edizioni dello spazio in questo evento qua, no? Lo ha citato prima Francesca Micosi dicendo che era presente fin dalla prima edizione. Perché abbiamo aderito a queste settimane dello spazio? Proprio per creare questa occasione di confronto e incontro su una tematica che nelle Marche non se ne è mai parlato, tanto è vero che la Presidente Falvella ha parlato di caso Marche. Quindi io direi una conclusione in questa iniziativa, ma è un'apertura di nuovo percorso, e quindi io accolgo davvero l'invito che la Presidente Falvella ha fatto, Maria Cristina, nel dirci, insomma, considerate la Fondazione in qualche modo a disposizione, perché ecco, la fase della conoscenza direi che sia conclusa. Abbiamo iniziato con 2 edizioni dove hanno partecipato i rettori dei rispettivi 4 atenei, quindi avendo avuto la loro disponibilità, quest'anno nella mia consueta email di invito ho chiesto che fossero presenti delegati, no, di queste tematiche. E vedervi qui, in realtà mi sono messa in ascolto, ho fatto fatica in certi passaggi a stare in silenzio perché avrei voluto intervenire ma non volevo togliervi tempo. Quindi è una conclusione sinceramente un po' emozionata, commossa, perché vi vedo qui insieme, e quindi ha dato un senso anche al lavoro di questi anni di costruzione di questi eventi. Io passerei la parola alla Presidente Falvella per un'ultima battuta, perché ci sta ascoltando con attenzione fin dall'inizio, e quindi grazie. Grazie, io sono stata molto interessata da tutti gli argomenti, abbiamo visto, diciamo, questa contaminazione da punti di vista molto diversi oggi, però questi punti di vista convergono proprio se uno li vuole mettere in un ambiente così inclusivo e globale come è proprio l'ambiente spaziale. E quindi non voglio aggiungere molto a quello che è stato detto, ma concordo pienamente sul fatto che questo è l'inizio di un dialogo. I miei riferimenti Frida ce li ha, quindi io sono a disposizione anche per organizzare delle cose tematiche. Mi piace molto l'idea della moda, perché i tessuti studiati per l'ambiente spaziale, anche i tessuti antibatterici, tessuti che hanno alte prestazioni, sono una delle punte di diamante del design italiano, soprattutto ci lavora tanto il Politecnico di Milano. Mi piace molto l'idea del design, perché il design delle strutture gonfiabili che sono state o riconfigurabili in orbita, che sono state pensate per lo spazio, che sono state in parte provate in ambienti estremi come l'Antartide, saranno il futuro delle stazioni lunari, ma hanno una ricaduta molto importante anche sulle architetture terrestri, ovviamente, perché inventano delle soluzioni anche
a livello tattile o di codice dei colori per riconoscere le situazioni che sono molto interessanti e che penso potrebbero anche divertire gli studenti nell'esplorare questi percorsi nuovi. E non posso fare altro che ringraziarvi per avermi dato questa opportunità, e perché anche per me si è aperta una finestra verso una realtà che non conoscevo, che apprezzo moltissimo e che spero, insomma, di avere anche opportunità poi di poter conoscere meglio con degli approfondimenti successivi. Venendo anche in visita. Grazie. Grazie mille, Presidente Farrell. Se non ci sono altre considerazioni, insomma, ci avviamo alle conclusioni, ringraziando tutti per la vostra disponibilità e dando appuntamento a chi ci sta seguendo a domani, agli incontri dedicati alle scuole. E siamo sempre tutti online e quindi si possono seguire dai siti del Comune di Osimo, aperti al pubblico, chiunque sia interessato, e domani pomeriggio ci sarà l'incontro, una prima parte, uno spazio ai giovani dedicato proprio a loro come spazio durante la settimana, e nella seconda parte il cluster aerospazio, in cui il sottotitolo è Esplorando nuove opportunità, perché in questa regione, e chiudo, manca un cluster aerospazio a differenza di altre regioni. Siamo la 14ª che ancora sta lì in attesa di forse aderire, chissà, al cluster nazionale tecnologico aerospazio. Ci stiamo impegnando in questa direzione, altro obiettivo del motivo per cui si organizza questi eventi, e quindi speriamo, insomma, che domani le imprese abbiano la stessa attenzione che oggi Contamination Lab hanno riservato alla nostra iniziativa, che è solo dedicata esclusivamente a loro. L'ente pubblico, quale in questo caso io rappresento, ha solo il dovere istituzionale, la mission istituzionale, di creare una cornice, di creare un'occasione di incontro, un luogo di incontro, in questo caso virtuale. Poi per le progettualità li affianchiamo, però i protagonisti sono le imprese e le università. Grazie a tutti. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie mille a tutti. Ciao. Grazie, Francesco.